to be free. Lifting up an empty cup, I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles, they grow and they swallow people whole. After lives, they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Si sa Brunetta fa rima con ricetta, infatti ha una ricetta per qualunque problema. Sul foglio di questa mattina ha una ricetta per l'informazione che con la sua consueta modestia definisce un'idea grandiosa. In Italia, in verità, la rettifica è già prevista dalla legge, ma lui assicura, nel rispetto del diritto, la vorrebbe modificare un pollicino. La ricetta Brunetta si chiama Occupy Santorum. E fin dal titolo ci lascia un po' perplessi sugli studi universitari del nostro, perché una norma dovrebbe avere carattere generale, non può essere costruita su misura per Santoro, per Fazio, per la Litizzetto, ma lasciamo perdere. Poveretto, sono 20 anni che convive con le leggi ad persona, ma questo potrebbe essere un effetto collaterale. Ma la ricetta Brunetta, attenzione, è costringere noi, i soliti cattivoni, i conduttori, ad assistere in piedi, immobili e silenziosi nei nostri programmi alla lettura di chilometriche rettifiche. Se a parlare non fosse oltre che un ex socialista, perché sappiamo che anche Mussolini è stato socialista, ma un liberale di chiara fama, come appunto Brunetta è, ci sarebbe un po' da essere preoccupati, perché verrebbe in mente Achtung Banditen, no? Con i partigiani impalati con il cartello al collo. Tutto a causa della Bonef, che avendo fatto una settimana prima delle dichiarazioni che sono state riprese dalla stampa in Italia e all'estero, è stata da noi invitata a spiegarne la ragione. Naturalmente in altri paesi, se non altro, si starebbero interrogando per esempio su questo tema, ma come mai esponenti del PDL, che oggi descrivono questa signora in maniera così mostruosa e raccapricciante, hanno chiesto di impiegare soldi pubblici e hanno mobilitato un intero governo per sostenere il suo film a Venezia. Berlusconi, Presidente del Consiglio, ha mandato un messaggio, Galan lo ha letto, Bondi ha organizzato la festa e la Carfagna ha detto: sono orgogliosa di omaggiare una ragazza così coraggiosa. In un altro paese la Carfagna, prima di twittare male parole, dovrebbe perlomeno chiedere scusa agli italiani, ma qui c'è un'altra ricetta Brunetta, una pillola che fa dimenticare ogni cosa. Una pillola per i politici di destra e per i politici di sinistra. Una pillola per gli elettori di destra e anche un po' per gli elettori di sinistra. E anche per gli spettatori che non capivano all'inizio di queste trasmissioni perché fosse così importante ascoltare De Gregorio. Credo che adesso l'abbiano capita. Prendi una pillola, dimentichi e occupi Santoro. Ma si dovrebbero anche occupare il Telegraph, il Times di Londra, Bild in Germania, ABC in Spagna, Caracol Radio in Colombia e il sito vietnamita di informazione sportiva Bongda. Tutti in piedi ad ascoltare la rettifica di Brunetta. Va bene, ma non in ginocchio, come dice la canzone, perché inginocchiati non c'è modo di essere liberi
e costi quel che costi, io la mia indignazione non la cancello e sono vivo. Il corteo sta passando di qua e lì, lì dietro c'è la prima possibile via di sfondamento, perché lì in fondo dietro alla polizia ci sono i primi palazzi del potere. E guardate qui, questa era una banca, ieri l'hanno chiusa così per evitare ogni possibile forma di distruzione. E questa è un'altra banca, l'hanno chiusa con queste travi di legno. Lungo tutta la via del corteo non c'è un negozio aperto. Corri Roberto, corri qua! Guarda, ci sono. Attenzione che tirano la pietra, attento. C'è un gruppo di ragazzi che è arrivato adesso, sta tirando le pietre! Attenzione alla bottiglia, attento! Siamo in mezzo, Roberto! Di qua! L'hanno creato, sono fascisti! Casa Pound! Occhio alla bottiglia! Attenzione, perché adesso siamo ragazzi di Casa Pound con i caschi e bastoni laggiù in fondo. Tanto ai sassi, tirano i San Pietrini. Attento ai sassi. Stanno prendendo le bottiglie, hanno il carrello del supermercato pieno di bottiglie. Ecco la polizia che sta partendo la polizia, mentre cercano di allontanare i manifestanti no TAV, li stanno tirando le bottiglie, sono ripartiti, forse li stanno, occhio alla bottiglia, occhio. Con le cinte, guarda che si leva la cinta quello lì, lo vedi questo con la cinta? Allora? Guarda lì, sta arrivando dietro di loro la polizia e di là ci sono i notabili invece, per cui stanno in mezzo qui. Guarda con i bastoni e le spranghe e le cinte in mano, i manganelli, guarda che manganelli. State buoni, oh, ma siete qua, che volete? Occhio. Siamo qua in mezzo. State buoni, oh! Oh, che cazzo fai? Vai indietro! Venite con le spranghe, noi vi mettiamo in difficoltà! Noi vi mettiamo in difficoltà che venite con le spranghe! Se non te ne vai indietro ti vengono addosso, sì! Vai indietro, no, forza! Devi abbassare le mani! Vai indietro! Sta partendo la polizia! Poi non si capisce perché ci sono quelli di Casa Pound là e spingono indietro noi. Indietro, dai su. Capito? Indietro, ma fregati. Sono loro però, dicono. Spingete indietro noi. Via. Con i caschi e i bastoni. Questa è stata una provocazione. Noi stiamo andando via, io sto qui per tutelare questo corteo e chiedervi in nome della Costituzione e della giustizia italiana di levarci dal cazzo questi fascisti. Stiamo passando sotto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è considerato uno degli obiettivi sensibili della manifestazione, e lo stanno riempiendo di uova. State buoni, ci vogliono schiavi e continuate a essere schiavi se fate queste cagate, basta!
Basta, non imparate mai un cazzo! Non imparate la storia! No, la storia. La situazione ti sta innervosendo perché stanno iniziando a tirare bottiglie e botti contro la Guardia di Finanza che protegge il Ministero. Ci sono sempre più ragazzi con i cappucci e i caschi, però cercano di tenerli lontani dal Ministero. Bombe carta davanti alla polizia che sta presidiando la sede delle Ferrovie dello Stato. Guarda, sta tirando lacrimogeni. Attenzione, sta volando di tutto. Ora si schiera qui la polizia, si sta tirando lacrimogeni contro i manifestanti che gli tirano bottiglie e bombe. I mezzi che vedete sono stati bruciati nella notte fra l'8 e il 9 di settembre. Pochi mesi prima di questo sabotaggio circolava una mail in cui si elencavano tutte le aziende che avevano preso parte alla costruzione del cantiere. Io sono cattolica e poi sarò, se Gesù Cristo era comunista, io sono assolutamente comunista. Cioè sono tra le cose comuni. Però Gesù Cristo dice pure di non fare del male al prossimo. Quando ti sparano addosso cosa fai? Scappi e cerchi di rallentare quelli che ti vengono addosso. Non c'è altra soluzione. Il terrorismo è quello che fanno loro. Terrorismo è quello che fanno le forze dell'ordine, quello è il terrorismo. Si è parlato ultimamente di sabotaggio all'interno di un'assemblea, detto che si potevano a un certo punto anche sabotare delle macchine, quindi dei pezzi di ferro, dei pezzi di rete, dei pezzi di questo si può fare. La strategia è rallentare o inceppare l'opera in qualche maniera. Ok, quindi il sabotaggio è lecito. Il sabotaggio non è un mezzo, è un mezzo. Sabotaggio non fa male a nessuno. Cosa hanno fatto a lei? Allora, mi ha lanciato le pietre il 7 di maggio, il signor Perino l'ha rivendicato sul sito suo, le cose vado a dire anch'io, che i numeri di targa dei camion che dovevano essere segreti, i camion chi erano e gli autisti chi erano. Lei è uno di quegli autisti? Certo, e mi occupo dei trasporti delle talpa. Cioè mia moglie lavora al supermercato qua vicino. Un paio di volte l'hanno aspettata mentre usciva dal supermercato. Perché a sua moglie? Sì. Perché lei è un operaio che lavora. La mia moglie ha detto che mi devo rifiutare di fare questo lavoro qua, sono un servo della mafia. Io a questo punto qua voglio che lo Stato faccia qualcosa, perché sennò o ci danno un lavoro sicuro, loro che mi diano la medaglia al valore, a me e mia moglie, dopo che sei morto, a me non me ne frega un cazzo. Quello che trasportava la talpa dalla città al cantiere ha detto che è stato tirato giù dal camion in malo modo e in più questo lo gli dice hanno lui. Questo lo dice lui. Aspetti che la magistratura finisca e dica quel che è successo. Però perché dovrebbe dire una cosa così uno che guadagna 1500 euro al mese? Proprio perché guadagna solo 1500 euro al mese. Si sta parlando tra il resto di ditte che hanno dei grossi problemi. Secondo me se lo sono fatti o i proprietari
o direttamente qualcuno delle forze dell'ordine un po' deviati. Vogliono trasmettere il messaggio che ci siano delle strane alleanze tra noi e altri gruppi sparsi in Europa. Allora, il fatto è che si sta scoprendo che il problema, noi abbiamo il problema del TAV qui in Val di Susa, in giro per il mondo ci sono altri problemi simili. Proprio perché il movimento No TAV non si basa solo sulla Val di Susa e su un treno, si basa su una differenza di vita che vogliamo riportare noi contro una vita che vogliono portare loro ad alta velocità. Non lottiamo mica contro un tunnel, il tunnel mi fa ridere. Noi è un'altra vita che stiamo immaginando di poter portare avanti. È per questo che sono qui anche se ho più di 70 anni, perché io penso ai miei nipoti. E mi hanno sparato addosso, altezza d'uomo, senza che nessuno avesse tirato una pietra, e questo l'ho visto io con gli occhi miei. E lì che cosa è scattato in te? È scattato una rabbia, perché se io avessi avuto un bazooka, io avrei tirato dentro quelle reti, perché avevo mia moglie e me la son vista per terra che vomitava dalle orecchie perché aveva respirato il CS che noi non sapevamo manco che cazzo era. Allora che io sono cascato in questo tranello di aver poi tirato le pietre per rabbia, che io sino a quel giorno lì credevo, c'è la polizia, siamo a posto, c'è la legalità, e la polizia mi ha sparato addosso. Dal bosco, come colletti, vieni giù lì. Non è facile andare in giro per... Il bosco. Il bosco. Ma che cosa hai visto? Le pile. Di chi? Se non sono compagno nostro, sono della madama. La madama Adigos. È sempre illuminato tutta la notte. Sì, al giorno, guarda. Ci sembra un cantiere del lavoro. A me sembra, cazzo ne so, c'è i lince dell'Afghanistan, ci sono i carabinieri dell'esercito, la finanza. Mi sembra un fortino, non un cantiere. Qualcuno fischia. Chi è che fischia? Allora, saluto l'onorevole Meloni, saluto l'onorevole Carbone, però vorrei partire da Lele Rizzo, no? Abbiamo visto dei momenti della manifestazione, in realtà è stata una manifestazione molto grande, 70.000 persone perlomeno che sfilavano per le strade della città, è stato detto che la capacità di interposizione, diciamo, delle forze di polizia è stata tale da ridurre veramente a zero, diciamo, le possibilità di pericolo che pure erano contenute, che sono quelle che un po' abbiamo visto, insomma. Però c'è anche l'autogestione che hanno fatto questi 70.000, cioè c'è stata la polizia, ma insomma, volendo, sappiamo come vanno queste cose, si poteva creare, diciamo, un momento di attrito in quei momenti che abbiamo visto. Quindi vuol dire che c'è stata una prevalenza, diciamo, di una volontà pacifica di manifestare da parte dei manifestanti, netta, e c'è stata poi una buona capacità delle forze di polizia di gestire una situazione che comunque era irta di difficoltà. Però c'è un punto chiave, insomma, che nessuno si aspettava tutta questa gente, diciamo, in piazza, no? Perché non si spiega solo con i notav, non si spiega solo con l'ostilità nei confronti di quest'opera pubblica di cui abbiamo parlato tante volte. Si spiega col fatto che c'era un'altra direzione in cui quella gente chiedeva se andasse. Qual era questa direzione? Era la direzione che poi quella piazza ha preso, nel senso che ha preparato quella manifestazione evocando anche, no, con le parole, con il lessico, si è parlato di assedio, si è parlato di sollevazione, si è detto da quando è partita questa manifestazione di andare sotto ai palazzi del potere, individuandoli come antagonisti a quella piazza. Quella piazza lì era ed è tutt'oggi una piazza antagonista, perché si schiera contro
chi sta all'interno di quei palazzi, chi fa vivere la crisi a quelle migliaia di persone che c'erano in piazza, perché in piazza c'era chi occupa le case, c'era chi la casa non ce l'ha, chi ha una scuola che cade a pezzi, chi non ha futuro, c'eravamo noi, ma in minima parte nella realtà rispetto a quel corteo, era molto più ricco di una forma importantissima che c'è all'interno di questo paese, che è questa forma di aggregazione sociale che dice basta alla crisi, che dice basta ai sacrifici, che dice che forse è meglio che li faccia qualcun altro, però fa ancora un passaggio in più, secondo me, e questa manifestazione l'ha detto. Dice anche chi sono i responsabili della crisi e delle condizioni che si vivono. Come noi dalla Val di Susa abbiamo le idee chiare su chi è la nostra controparte, anche quella piazza lo diceva, infatti è andata sotto i ministeri, aveva delle idee chiarissime sulle cose da fare e ha portato in piazza la ricchezza che c'è all'interno dei movimenti sociali. Ed è un movimento che non è rappresentabile, perché si schiera contro anche i partiti, perché i partiti istituzionali non hanno mai rappresentato e non hanno mai dato rappresentanza a quel corpo sociale. Forse neanche la vogliono quella rappresentanza, perché ci si rappresenta da soli con un corteo come questo, occupando una casa se ce n'è bisogno, con le lotte per difendere il proprio territorio o il proprio posto di lavoro. Un pezzo di popolo senza capi? Un pezzo di popolo senza capi che, contando cos'è maggioranza, cos'è minoranza, secondo me è significativo. È molto significativo anche a livello numerico, benché non siano i numeri a contare, ma la forza che ha messo in campo. Ecco, Francesco Richetto, ma non c'è in questa situazione di non avere una leadership chiara, no? Un pericolo che si può profilare, cioè il fatto che va bene, va in piazza un altro, un'idea che si possano spendere i soldi pubblici soprattutto in una maniera totalmente diversa da come vengono spesi, numero uno. Però questa mancanza di leadership non potrebbe alla lunga creare una situazione difficile come altre che abbiamo vissuto nel passato? Ma ti ringrazio per la domanda, perché secondo me vai direttamente al nucleo del lato, da un problema come lo puni tu, per quello che penso io, al nucleo di forza di un movimento così. È un movimento che, proprio per la composizione sociale che ha, ha come principio il fatto che le persone siano attive, responsabili, che conoscano assolutamente i limiti della propria vita, i limiti della società in cui vivono, e dal momento in cui scendono in piazza, dal momento in cui iniziano a mobilitarsi, hanno già un progetto, hanno già un'idea e sono già responsabili del proprio percorso, della propria vita. L'esatto contrario di quello che più o meno succede forse da troppo tempo nel nostro paese, cioè che le persone si lamentano, delegano, magari vanno a votare, non vanno a votare, piuttosto che arrabbiarsi dietro la televisione quando sentono di decisioni sbagliate sulla propria testa, o magari quando appunto vanno al supermercato e non ce la fanno a fare la spesa o a pagare l'affitto. Lì in quel caso diventano attive, finiscono di lamentarsi, diventano responsabili della propria vita, e proprio attraverso questo senso di responsabilità che sentono il valore del percorso che stanno facendo e lo difendono. Quindi scendendo in piazza in quel modo, scendendo in piazza non chiamati da una parte terza, non andando a chiedere a una parte terza quale potrebbe essere il politico di turno, piuttosto che il partito di turno a cui vanno a rivendicare dei diritti persi, dei diritti ancora da acquisire, ma andandoseli a prendere, facendo un percorso di riappropriazione della propria vita, che non è niente di straordinario, dovrebbe essere la cosa che muove le vite di ogni persona ogni giorno, cioè essere responsabili sul proprio posto di lavoro, nella propria famiglia e nella vita sociale, nella vita pubblica. Quindi quella che quindi la Val di Susa da questo punto di vista è, come è dire, un esempio, no? È un percorso eccezionale in cui le difficoltà sono state affrontate con questo metodo e anche per fortuna, anche per molta capacità e molte energie, questo percorso ha avuto il tempo di svilupparsi e diventare forte. Allora, onorevole Meloni, cioè, naturalmente poi dopo parleremo anche di alcune notizie del giorno, perché mi annunciano un intervento infuocato di Grillo a Trento, molto duro nei confronti del nostro Presidente della Repubblica, per cui lo commenteremo insomma insieme appena Luca Bertazzoni sarà in grado di
di farci sentire i passaggi salienti di questo intervento. Però volevo chiedere, questa è una visione, non c'è dubbio che 70.000 persone eccetera testimoniano, diciamo, disagi sociali, domande molto forti di case popolari, di situazioni che sappiamo che in Italia sono di enorme sofferenza, quindi questo è un dato assolutamente obiettivo. Non ci poteva essere un successo così grande di quella manifestazione se il disagio sociale che è alla base di quello, ma anche la voglia di dire la propria, come hanno detto loro, non fosse così forte. Però qui c'è una visione ottimistica, cioè loro dicono finalmente, diciamo, un movimento che non ha bisogno di avere questi partiti sulla testa che lo conducono, che insomma in nome di una delega, ma poi dopo alla fine non si sa manco se lo voglio, cioè perché è troppo imbarazzante, è troppo difficile anche da gestire per loro. Quindi c'è una distanza con i partiti, finalmente potrà aprire una strada nuova. Lei invece vede, intravede dei pericoli in quello che dicono loro? No, assolutamente, non intravedo dei pericoli. Io penso che in qualche maniera loro non stiano inventando qualcosa che non sia la partecipazione. Il tema della partecipazione, che è presupposto della politica, che ci piaccia oppure no. E io vedo sempre nella partecipazione un elemento di forza della società, anche a me spaventa molto più, diciamo, l'egoismo, il nichilismo, il rifugiarsi nel proprio orticello di fronte alla crisi economica, di fronte alle difficoltà. E preferisco sempre quelli che, insomma, di fronte a quella difficoltà si pongono il problema di come si possa cambiare. Dopodiché, però, la cosa che noi delle volte dimentichiamo, e il motivo per cui mi può interessare il ragionamento che sento stasera, è che noi siamo questa nazione. Noi, ciascuno di noi, non noi i partiti. Perché noi delle volte parliamo della classe politica come se sti politici arrivassero da Marte. Ma alla fine sono italiani, cittadini qualunque, che a un certo punto hanno scelto. Chi ci è arrivato, diciamo, dopo un lungo percorso, chi ci è arrivato, possiamo parlare lungamente delle leggi elettorali, chi mi conosce sa, insomma, che sono contrari a tutte le liste bloccate, le cooptazioni, le nomine. Però, obiettivamente, poi c'è qualcuno che ha scelto, partendo dalla strada della militanza politica, insomma, si è posto esattamente alla stessa maniera il problema di come si faccia a cambiare le cose. E, in qualche maniera, anche qui, ricordarci che la classe politica, io è una cosa che ripeto spesso, perché noi dimentichiamo, io sento parlare sempre con questa generalizzazione, la classe politica, che ci piaccia o no, è lo specchio della società che rappresenta. C'è gente ottima, c'è gente pessima, ci sono quelli che fanno bene il loro lavoro e quelli che non lo fanno, ci sono quelli che rubano e quelli che non hanno rubato mai. Il punto è che se noi non sappiamo distinguere, noi facciamo parte del problema e non della soluzione. Il punto è che se a noi non piace questa classe politica, noi abbiamo, anche se lo neghiamo, noi dico, noi i movimenti, chiunque intenda farlo, la possibilità di dimostrare che cosa siamo in grado di fare noi. Cioè, io penso che il tema della responsabilità, della presa di coscienza di questo popolo rispetto a quello che può fare, sia un grande tema in questo tempo, perché delle volte, diciamo così, la generalizzazione del dire tanto fa tutto schifo, tanto non si può cambiare niente, è un alibi per fare schifo anche noi a nostra volta, è un alibi per dire vabbè, ma tanto siccome tutto intorno crolla, perché io devo rimanere, no, in piedi come uno scemo a tentare, se tutti prendono una scorciatoia, perché io devo fare tutto il percorso? Quello che ci distrugge, le persone, diciamo, in buona fede di questa nazione, le persone serie, le persone che hanno voglia di cambiare cose indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla religione, dalla fede politica, cercano di mettersi d'accordo, isolare quelli che in questa nazione hanno prevaricato, o noi finiremo tutti prevaricatori. Ma è una scelta, e è una scelta che non è che riguarda solamente chi ha i partiti, perché io non è che vengo da, che sono un politico, cioè, Meloni è un politico, io mi sono iscritta a 15 anni a un movimento giovanile, un partito che stava al 4%, cioè al fronte della gioventù, insomma, facevo le manifestazioni davanti a Montecitorio con la maglietta "Rendetevi, siete circondati" quando Napolitano era presidente della Camera, solo che a noi ci hanno dato attentato agli organi costituzionali dello Stato, perché al tempo i giratondi non si potevano fare, che poi ha ripreso Grillo, ma che non si è inventato Grillo, se l'era inventato il fronte della gioventù 20 anni fa, perché le cose vanno anche ricordate. E voglio dire, mi è stata data la possibilità anche di misurarmi con la concretezza delle mie idee, ci ho provato, magari ho sbagliato, magari sono riuscita, ma ci ho provato, il punto è in quanti allora, ci proviamo. Vi faccio vedere, prima di coinvolgere lei, voglio farvi vedere un pezzo di Ruotolo che è andato a sentire questi, diciamo, questi imprenditori che hanno subito il cosiddetto sabotaggio. Vediamo, sentiamo. Gli ultimi attentati sono quelli alla Geomont di Bussoleno,
Il titolare dice che hanno vinto in ottavo, sono più forti dello Stato. Questa è una. E una, questo... Due. La ho seconda. Questo, poi ce n'era un altro. Anche questo? Sì, eh. E questo che era? Questo è un compressore. È un compressore. Sì. L'altro era lì, sono riuscito a spegnerlo, quindi diciamo che abbiamo limitato i danni. Perché sono venuti facilmente qui. Il cancello non serve a niente. Entrano dal bosco. Dal bosco e hanno incendiato il compressore. Sì, due compressori come questo e questa trivella qua. E questa trivella qui. E poi quell'altro. Vedete? Geomont. Quello mercoledì. Certo. Io al momento di comprare altre macchine non ci penso proprio. Primo perché ho delle difficoltà a comprarle. Secondo perché se le compro poi rischio che me le brucino. Quindi francamente. Sono più forti dello Stato. Ma per forza. Al momento hanno vinto perché più imprese lasciano la valle e quindi per loro è una vittoria. No? Questo è un modo per scoraggiare la gente. No? Noi già economicamente come tutte le imprese nazionali abbiamo dei problemi. Se poi ci mettiamo anche che io nell'ultimo mese ho avuto 400.000 euro di danni, non lo so, certo. Vede un po' lei. Io sono qua per lavorare, credo di essere dalla parte della legalità, non dell'illegalità. No? Quindi il clima che si respira qua lo crea qualcun altro, non di sicuro io. E hanno spaccato tutta la cabina, adesso l'ho coperta perché mi entrava acqua dappertutto. Uh-huh. Questo è un mezzo che le hanno dato fuoco. Sì, si vedono ancora le tracce. Forse da qua lo vedete. E poi gli altri li ho chiusi lì dentro. Sì. Questa è la sua. Questa è la famosa pala che il 27 giugno, guidata dalle forze dell'ordine, ha aperto i varchi. E oggi è qui. Oggi è qui. Dispiace guardarla, vederla qui, ma... Purtroppo questi sono mezzi che devono produrre, non tenerli fermi in un garage. Però in questo momento l'investimento per ripararlo è alto. Ma perché è danneggiato? Danneggiato il motore, sì, perché poi ci hanno ficcato dentro la sabbia, cioè c'è di tutto. Adesso lei lo vede così, però è una macchina che ha subito parecchi danni. Oggi metterla in pista, se non hai un lavoro sicuro, conviene lasciarla così. Non è vittimismo, fa parte del nostro lavoro, però non essere presi di mira, abbiamo perso, va bene, cioè accettiamo la sconfitta, però deve finire tutto lì. Magari ci troveremo su un'altra battaglia, su un'altra guerra, ma non. Questa qui è finita, capitolo finito, giriamo pagina. E invece continuiamo ad essere additati, insultati, minacciati, cioè se poi non ci fermiamo i mezzi, cosa può succedere? Io questo me lo chiedo, perché comunque ci vivo. Guarda, abbiamo telecamere dappertutto, però d'altronde se vogliono entrare entrano. Se vogliono entrare entrano. Mi hanno appena messo uno striscione qua. E la Digos è stata segnalata. Comunicato. Pensi, cioè io non riesco neanche a beccarli, a vederli. E adesso lo vediamo, non lo so neanche io, mi ha detto sulla montagna qua. Guarda. Eccolo là. No TAV, no mafia. Cioè questo è il clima, ha capito? Quando io le dico vi faccio entrare volentieri a casa mia, però questo è quello che vivo. E stasera vivrò qualcos'altro. Ma speriamo che vieni giù, speriamo che cadi. Riesci a riprendermi chi è? Loro... Ah no, sono i carabinieri. Sì, sono i carabinieri. Faccia attenzione. Allora, è sabotaggio, cioè voglio dire, c'è il sabotaggio, non è che solo ventilato, però è la definizione che davano prima quelle persone mitissime che stavano dicendo messa lì dentro il cantiere, cioè sabotaggio di cose, ma non assolutamente che crei pericolo alle persone. E da lì però non può succedere qualcosa... di più grave. Come si fa poi a essere sicuri di mantenere una situazione di controllo di questa realtà quando c'è un movimento che di se stesso dice sì, va bene, abbiamo sicuramente dei gruppi che esercitano anche una leadership, però siamo un movimento
partecipato, dove la gente le cose le fa anche spontaneamente, diciamo. Anche c'è il vecchio comitato centrale del Partito Comunista di una volta, no? Quindi può succedere da Luca? La domanda che si poneva la persona intervistata all'ultimo servizio. Fino ad oggi è toccata alle cose, e se poi domani tocca a me, tocca alle persone. A me, dico la verità, vedere queste immagini mi ha fatto una profonda tristezza. Tristezza sia vedere una persona di 70 anni che deve manifestare, e sia vedere purtroppo quel cantiere illuminato a giorno con i militari, con il Lince, che è lo stesso mezzo che abbiamo in Afghanistan. E se succede questo, c'è qualcosa di sbagliato, e sicuramente è sbagliato il metodo che abbiamo adottato in questi anni. In questi anni cosa è successo? E riguarda tutte le opere pubbliche italiane, non riguarda solamente la TAV. Cos'è successo? Si è deciso, poi non si decideva, poi si partiva, poi si bloccavano i cantieri, poi costava il doppio, poi si bloccavano, poi ricominciavano a lavorare. E io credo che dobbiamo cambiare, ma dobbiamo cambiare come paese. Dobbiamo decidere su un'opera pubblica, vale la pena farla, sì o no? Se no, basta, non se ne discute più. Non si spendono soldi a fare 1000 progetti, non si spendono soldi a mettere i 2 piloni per il ponte di Messina, quando sappiamo che il ponte di Messina non si farà mai. Però se sì, si iniziano le opere pubbliche e si finiscono, si concludono, possibilmente nei tempi stabiliti e senza costi superiori. Manifestare è legittimo, è la cosa più bella del mondo manifestare, ma se rimane in certi paletti. Cioè, a me piacerebbe che tutta una serie di persone, compresa la persona settantenne di prima, ma anche gli ospiti qui, prendessero le distanze da certe cose. Per me, purtroppo, anche la pala meccanica incendiata, anche tutta una serie di sabotaggi, sono danni economici che si fanno. Cioè, sono delle imprese che lavorano lì, non stanno facendo volontariato. Lele? Ma io le distanze le prendo da chi ha deciso di arrivare a questa situazione, nella realtà. Lì le prendo volentieri, le prendo anche da loro, decisamente, le prendo senza dubbio. Sembra di parlare di cose che non esistono, anche il discorso che faceva la Meloni prima è un po' diverso, lasciamo stare sulle vecchie militanze che probabilmente ci trovavamo in posti profondamente diversi, direi. Immagino. Ma proprio, cioè il problema, la causa è chi come lei è una via che fa la politica nonostante siamo coetanei, una roba di privilegiati che decidono su un territorio non che siamo in questa situazione. Per esempio, l'accordo, quello che verrà ratificato tra Italia e Francia, che è stato firmato all'epoca da Bersani nel 2001, ad esempio, dice che quest'opera ha senso di esistere solamente se la linea attuale è satura, nel senso che non potranno più passare ulteriori merci perché passano troppi treni. Quello è proprio il punto centrale. Se non c'è quello, non ha senso l'opera. La linea non è satura, anzi è in costante perdita. E non perché non c'è l'alta velocità, ma perché non ci sono le merci, perché questo mondo va in un certo modo. Tutta una serie di signori politici ci hanno detto, ci hanno parlato di sviluppo, di crescita, di tante cose, e oggi sono gli stessi che ci vogliono dire che tra 20 anni da lì passeranno tutte le merci del mondo, tutto sarà concentrato in quella linea come in altre avventure. Non credergli credo che sia un atto di minimo di autodifesa, no? Nel senso, no, non ti credo, perché oggi la crisi ha delle cause, tu fai parte di quella causa, quindi già non ti credo. È un alibi. In più siamo in una situazione diversa noi su in Val di Susa, nel senso che noi le cose le abbiamo lì, quindi materialmente le dobbiamo fermare. Tolgo il velo che c'è intorno ad alcuni discorsi, nel senso che noi, anche sul discorso che faceva prima, sul leader e altro, noi decidiamo tutto alla luce del sole, in assemblea, diciamo le cose che faremo, tutte. Abbiamo parlato di tanti modi per fare questa lotta, abbiamo riconosciuto anche alcune azioni di sabotaggio. Il sabotaggio però vuol dire tanto, vuol dire tantissime cose. Questo è
è un qualcosa che continua a essere strano, no? Nel senso che anche sentire gli imprenditori che piangono della pala, le fa vedere la famosa pala del quale va assolutamente, mi sembra, fiero, perché ha sfondato le barricate dei manifestanti, e infatti si vede che al manifestante che poi aveva messo uno striscione "No TAV, no mafia", che credo si possa anche condividere, gli ha augurato di cadere. Al carabiniere invece ha detto: no, fai attenzione, perché questo è il rapporto che c'è nella realtà, questi sono i personaggi che lavorano grazie a noi nella realtà, cioè, nel senso che tutto il resto delle loro attività, a parte essere un pochino losche, è sempre fallito. Parliamo di gente che non c'è neanche una ditta intestata. Dopo li sentiamo, a sé medesimo. L'approfondiamo questo elemento qua, siccome non voglio interrompere l'onorevole Meloni, farei una cosa. Gianni, ci dai subito un po' dei flash, così dopo do la pubblicità, tocca a Marco e poi sentiamo di nuovo la Meloni che non la interrompo. Dacci qualche elemento in più sulle opere pubbliche. L'Italia ha meno infrastrutture degli altri paesi europei, lo sappiamo, ma ci sono anche dei dati. Per esempio la Banca d'Italia ha fatto notare che abbiamo il 15% in meno come quantità rispetto alla Germania o alla Gran Bretagna. Se guardiamo alla qualità, strade, ferrovie, porti, aeroporti, siamo al 53esimo posto nel mondo su 148 paesi, un'indagine internazionale. Eppure siamo tra quelli che spendono di più. Negli ultimi 30 anni, in media, la spesa pubblica per investimenti rispetto al PIL è stata pari al 2,6%, più della Germania che è il 2,2% e anche della Gran Bretagna 1,8%. E i ritardi nei lavori sono in media pari all'88% dei tempi previsti, contro il 26% degli altri paesi europei. Questa è un'indagine dell'Unione Europea nel settore trasporti, con un aggravio di costi del 37% rispetto al preventivo. Per l'alta velocità ferroviaria, quindi TAV, il costo in origine era stimato in 15 miliardi di euro, ma poi è raddoppiato a 32 miliardi, in media sono 32 milioni al chilometro, il triplo di quanto hanno speso Francia e Spagna. E c'è già la previsione certificata dai contratti che si arriverà a 57 miliardi di euro. Qualcuno poi dice che si può arrivare anche a 100, ma questa è un'ipotesi. Il ponte sullo stretto di Messina. Abbiamo cominciato a spendere soldi pubblici nel 1971. Il CIPE nel 2003 ha stimato un costo per la costruzione del ponte di 4,7 miliardi di euro e due anni dopo è stato aggiudicato l'appalto a un consorzio di imprese guidato dall'Impregilo. Sì. Però in seguito il costo dell'opera è aumentato più volte fino a 8 miliardi e mezzo di euro, finché il governo Monti ha detto basta, stop al ponte, anche perché i soldi non ci sono. Ma fino ad oggi lo Stato ha già speso 420 milioni di euro tra studi, mantenimento della società per il ponte, eccetera, eccetera. E poi saranno da pagare le penali che Impregilo, con il contratto interrotto, ha già chiesto. Si parla di almeno 500 milioni, ma c'è anche chi pensa al doppio. Quindi sarà la spesa più alta nel mondo per un ponte che non è mai cominciato. Il MOSE. Craxi assicurava: il MOSE sarà in funzione nel 2000, il MOSE è quello per la salvaguardia di Venezia, ma i lavori non finiranno prima del 2016, doveva costare 1 miliardo e 600 milioni di euro, siamo già a 5 miliardi e 600 milioni. E poi la magistratura indaga per il sospetto di mazzette, tra gli arrestati c'è il capo della principale impresa coinvolta nella costruzione, la Mantovani. Secondo Armando Mannino, ex consulente del magistrato alle acque di Venezia, se il MOSE l'avessero costruito in Olanda sarebbe costato un terzo e ci avrebbero messo un terzo del tempo rispetto a noi. Infine la Salerno-Reggio Calabria. I lavori qui cominciarono nel 1964, fu Fanfani a tagliare il nastro. Addirittura. E dovevano impiegare 4 anni, ne hanno impiegati 12 e doveva costare 180 miliardi, è costata solo il doppio, parliamo di miliardi di lire, 368 miliardi di lire. Però poi l'autostrada era stretta, pericolosa, allora abbiamo detto allarghiamola, ammoderniamola. Così nel 1990 Craxi stanziò 1000 miliardi di lire, sempre per migliorarla. Oggi il costo stimato è 20 volte tanto, siamo a 10,4 miliardi di euro, i lavori non sono finiti e mancano ancora 3 miliardi, non sono stati trovati. Prima ho sentito parlare di Marte, allora, la NASA per mandare il robot Curiosity su Marte però ha speso un quinto di questa somma, solo 2 miliardi di euro,
Eppure Marte è vista dalla Terra 205 milioni di chilometri, mentre Salerno-Reggio Calabria sono 443 chilometri. Bene, pubblicità e subito dopo Travaglio. L'altro giorno si sono celebrati i funerali dei 366 morti accertati a Lampedusa, ma stranamente si sono celebrati ad Agrigento, cioè a casa del vice premier e ministro dell'interno Alfano, e lui è stato chiarissimo, proprio perentorio, ha detto: noi rispettiamo le leggi, ma i migranti devono rispettare quelle dello Stato che li ospita. Infatti, per aiutarli a rispettarle meglio, abbiamo fatto un'altra legge, la Maroni del 2009, che è firmata da Napolitano e che divide i migranti che sbarcano in due categorie: quelli morti restano incensurati, che è una bella soddisfazione, quelli vivi o almeno agonizzanti vengono subito indagati per immigrazione clandestina, non gli diamo neanche il tempo di commettere un reato e già sono sotto processo, è la prevenzione questa. Però i superstiti al naufragio non riuscivano a capire le parole di Alfano. Appena sbarcati avevano sentito alla radio che un certo Alfano parlava del suo leader, che le leggi dello Stato non le ha rispettate granché, tant'è che è stato condannato per frode fiscale, e chiedeva al Presidente della Repubblica di graziarlo. Poi diceva che anche un'altra legge dello Stato, la Severino, vale per tutti, ma non per il suo leader. E quelli capivano sempre meno, pensavano a un errore di traduzione dell'interprete, e dicevano: ma l'Alfano che dice a noi di rispettare le leggi è lo stesso Alfano che non vuole che le rispetti il suo capo? Ma le leggi dello Stato sono tutte uguali o la Maroni vale più della Severino? Ma nella vostra Costituzione non c'è scritto che tutti sono uguali di fronte alla legge? Perché noi dovremmo rispettare le leggi italiane più di quanto non lo facciano quelli che le hanno approvate? È uno scherzo, ma che paese siete? Che paese siete? In che paese siamo capitati? Ci avevano detto che eravate un po' strani, ma fino a questo punto non pensavamo. Il giorno prima Alfano aveva ringraziato le forze dell'ordine per avere contenuto, arginato e battuto le forze del disordine nella manifestazione di Roma dei senza casa, senza lavoro, no TAV, eccetera. Insomma, ha detto: ha vinto lo Stato e le sue leggi. Anche lì è stato complicato spiegare a chi non ha né casa né lavoro o a chi, come abbiamo visto, sta per perdere tutto, terre, case, salute, ambiente, serenità e futuro in Valle di Susa, con un'opera utilissima, notoriamente serve a spostare un po' più rapidamente delle presunte merci che già oggi non viaggiano nemmeno sulla linea vecchia. È difficile spiegare a tutta questa gente che loro devono rispettare le leggi di uno Stato che li tratta così, e se puta caso bloccano una strada o tagliano una rete o bucano una gomma, vengono iscritti d'ufficio alle Brigate Rosse e accomunati ai terroristi che bruciano i camion o lanciano le bombe sulle persone, anche perché qualche giorno prima il capo dello Stato, Napolitano, aveva chiesto di mettere fine al perdurante conflitto tra politica e giustizia, e credo che i notav si siano subito detti: finalmente. Ma allora anche le indagini su di noi sono un conflitto fra notav e giustizia? E perché nessuno le chiama così? Naturalmente hanno torto, perché se ci sono violenze o reati i magistrati hanno l'obbligo di indagare. Ma è difficile spiegare anche a un italiano, anche in italiano, che se processano un politico ladro bisogna mettere fine al conflitto fra politica e giustizia, se processano un notav violento non bisogna mettere fine al conflitto fra notav e giustizia, a meno che non si dica che le leggi deve rispettarle solo chi le subisce e non chi le fa. Ma questo lo diceva il Re Sole 3 secoli fa, dopo non si è più usato dirla una bestialità del genere. Per fortuna domenica la TV di Stato ha dato a tutti una grande lezione di educazione civica. Ospite di Fabio Fazio c'era Diego Armando Maradona, che deve al fisco la miseria di 39 milioni di euro. La RAI voleva dargli anche un compenso, ma l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che l'avrebbe sequestrato all'istante, quindi nel timore di un blitz della Guardia di Finanza in studio a Rai 3 l'hanno fatto andare gratis, tanto era lì per promozionare i DVD della Gazzetta dello Sport sulla sua vita, una vita per la legalità proprio, si dovrebbero intitolare. Lui non l'ha presa bene, ha detto: già mi hanno sequestrato l'orecchino e l'orologio, almeno su quei 39 milioni si potrebbe sorvolare. Che cos'è questo fisco fiscale, no, che avete voi in Italia? E ovazioni dal pubblico in sala.
che non capiva, quando lui ha fatto il gesto dell'ombrello, che il gesto dell'ombrello non era naturalmente per Equitalia, ma era per il pubblico lì presente e anche per quello assente, cioè era per noi coglioni che paghiamo il doppio di tasse anche al posto dei Maradona e di quelli come lui che non lo pagano. Ecco, noi siamo furbissimi. Applaudiamo e facciamo la ola a quelli che non pagano le tasse, tanto poi interveniamo noi. Apriti cielo, scandalo nazionale, ha protestato perfino Brunetta. E tutti hanno pensato che ce l'avesse con Maradona, mentre in realtà notoriamente ce l'ha con Fazio. E se ce l'avesse con Maradona, che ha evaso 39 milioni, dovrebbe avercela anche con l'ombrellaio Massimo, che di milioni ne ha evasi 300, per giunta con la frode, poi li ha prescritti quasi tutti e poi è stato condannato per quei 7 superstiti. Ma lui, Brunetta, non ha mai detto niente, anzi gli ha detto che è un perseguitato. Però, se c'è di mezzo Fazio, Brunetta si fa proprio violenza da solo, diventa giustizialista e addirittura dice delle brutte parole contro gli evasori. Speriamo che stavolta il discorso non gliel'abbia scritto il suo ghostwriter di sempre, che è un altro Renato, Renato Farina, quello che prendeva i soldi dai servizi segreti come agente Betulla e ha patteggiato 6 mesi per favoreggiamento nel sequestro di Abu Omar, se no poi la legalità va un po' a farsi benedire, ma per la verità Equitalia se l'è vista ben peggio negli ultimi mesi, perché non ha solo ricevuto gestacci, ha ricevuto anche diversi attentati. E i politici amici di Brunetta durante questi attentati cosa facevano? Attaccavano a testa bassa Equitalia. L'avvocato di Maradona, che si chiama Angelo Pisani, ha addirittura fondato una lista Noi Consumatori Liberi da Equitalia, che era alleata col PDL e la Lega nelle ultime elezioni. E che cosa fa questo Pisani? Fa il presidente del PDL di una circoscrizione a Napoli. Nessuno ci ha fatto caso, ma prima di Maradona Fazio aveva ospite Raffaele Fitto, che lacrimava proprio come una vite tagliata per la sorte dei tanti milioni di italiani che vengono arrestati e poi assolti. Lui invece non l'hanno arrestato perché è un parlamentare, si è salvato, ma non l'hanno neanche assolto, anzi l'hanno condannato a 4 anni in primo grado per corruzione, finanziamento illecito e abuso d'ufficio, però nessuno l'ha detto e Brunetta stavolta per quei silenzi non ha protestato, come non ha protestato con la RAI quando in questo studio la signora Bonev ha rivelato che il Cavaliere chiamò Masi per farle avere dalla RAI 1 milione di euro per un film che non era proprio da Oscar, diciamo, e poi l'ha fatta lavorare un po' anche a Mediaset. E Berlusconi non ha smentito, Masi non ha smentito, Mediaset non ha smentito ed è strano, perché il Cavaliere ci aveva giurato proprio sulla testa di quelle incolpevoli creature dei suoi figli che lui non si occupa più di Mediaset da 20 anni, tant'è che non conosce nemmeno il numero del centralino della sua azienda. Però i migranti, loro le bugie non le possono dire, devono dire la verità e guai se mentono sulla loro generalità e nazionalità. I politici invece possono dire quello che vogliono, tranne uno, Denis Verdini. Lui, va detto, è sincerissimo, proprio anche davanti alle telecamere, dice delle cose che nemmeno se lo intercettano direbbe. Lunedì a Report l'ex macellaio fiorentino, che ora fa banchiere, imputato, deputato, coordinatore PDL, ha più processi che capelli in testa, nonostante abbia tantissimi capelli in testa, ha ammesso giulivo davanti a Siegfriedo Ranucci, bandiera tricolore da una parte, bandiera dell'Unione Europea dall'altra, è vero, ho preso 800.000 euro in nero, ma dice nella vita si fa così normalmente, nel contratto scrivi 10 invece 20, cazzi e mazzi, ecco, ogni tanto aggiungeva cazzi e mazzi, così con tocco di diritto, diciamo, ed è giusto perché lui non è mica un notavo o un migrante, quindi le leggi per lui non valgono, e cazzi e mazzi. È successo qualcosa, Brunetta si è incazzato, il PD si è domandato con chi diavolo ha fatto le larghe intese? Assolutamente no. Silenzio di tomba. Intanto a Milano si celebravano i funerali solenni per Lea Garofalo, la donna che ha fatto il suo dovere di testimoniare contro le cosche ed è stata uccisa. A Roma, in contemporanea, proprio in stereo, la ministra Cancellieri, ministra della giustizia, il saggio Violante, il vicepresidente del CSM Vietti e vari giuristi e saggi dicevano che Napolitano assolutamente non deve andare a testimoniare al processo di Palermo sulla trattativa Stato-mafia. Ed è giusto così, perché come noto il buon esempio deve venire dal basso. Devono non darlo le istituzioni ai cittadini, ma il buon esempio lo devono dare i cittadini alle istituzioni. E cazzi e mazzi. Bertazzoni, ci sei? Michele, siamo...
Sì, ci siamo, siamo a Trento dove Grillo è tornato a parlare dopo tanto tempo, perché qui domenica prossima si voterà per le elezioni amministrative. Devo dirti la verità, lo dico a bassa voce, se no prendiamo le mazzate pure qua. La piazza era mezza vuota, noi avevamo messo la postazione là perché la piazza era piccolina, pensavamo fosse, si riempisse, insomma, invece insomma ci saranno 300 persone. Però veniamo al dunque, Grillo chiede l'impeachment per Napolitano. Ora abbiamo montato al volo quello che ha detto poco tempo fa, anche se poi bisogna vedere ora col fatto che Napolitano ha promesso che vedrà anche le opposizioni e per discutere di legge elettorale vedremo come andrà a finire. Adesso vediamo cosa ha detto Grillo. Oggi, senza dir niente a nessuno, oggi, senza dire niente a nessuno, il presidente Napolitano ha convocato degli esponenti del PDL e del PD-L, dalla Finocchiaro a Schifani e a questa gente, senza convocare uno del Movimento 5 Stelle che rappresenta 9 milioni di persone, li ha invitati quasi di nascosto per cosa fare? Per modificare la legge elettorale, senza dire niente a nessuno. Allora, io ho saputo questa notizia e passeremo dal Porcellum al Napolitanellum. Allora, noi abbiamo già dato con i nostri avvocati, abbiamo già dato con il nostro studio legale l'incarico di chiedere l'impeachment del presidente Napolitano, che non può assolutamente passare. Ma è una cosa sconcertante, ma è una cosa sconcertante. Hanno fatto la larga intesa in tre di notte con Berlusconi, ve lo ricordate? E adesso modificano, figurate come modificheranno la legge elettorale, ve lo dico io come la modificheranno, la modificheranno per non farci andare alle elezioni prossime europee, perché hanno paura che noi ci piazziamo bene in Europa, e se andiamo a parlare di Europa allora ci andiamo a parlare con un altro verbo, con altre parole, ridiscuteremo esattamente la collocazione dell'Italia in Europa, la rimettiamo in discussione su tutti i trattati che hanno firmato quelli scellerati. E allora, e vedrete se non faranno così, vedrete che diranno che per andare alle elezioni bisogna essere un partito con i requisiti di partito, con prendere i soldi, perché il fatto che noi non prendiamo soldi, abbiamo rifiutato 42 milioni di euro, li fa andare in bestia, devono dimostrare che noi rubiamo, che siamo peggio degli altri, perché non accettano persone che possono fare politica per passione e non per i soldi, non ce la fanno nel loro DNA. Allora cosa faranno? Diranno che bisogna essere un partito, che i movimenti non sono accettati, diranno qualche minchiata così, sicuramente, che allora dobbiamo prendere i soldi, dobbiamo cambiare lo statuto, fare le sedi, fare queste cose qui, e noi non siamo in grado di cambiare da movimento a partito, e non è neanche la nostra natura. Se succede una cosa così, loro si renderanno responsabili di tagliare fuori nel loro giochetto miserabile 9 milioni di italiani, e io sono sicuro che 9 milioni di italiani si incazzeranno come pochi. Questo Napolitano qua bisogna che la finisca. Bisogna che la smetta, noi chiediamo l'impeachment, ma sul serio, noi andremo lì sotto di lui, perché deve smetterla questo 88enne che tiene in scacco tutta l'Italia, di notte, chiama di notte, ma pensa a te, in una democrazia chiama di notte e l'opposizione non la chiama, non chiama nessuno, non lo dicevano neanche, l'hanno saputo nei corridoi, per caso. Allora, ragazzi, leggete il libro, perché assolutamente sono problemi reali. A voi Michele, ora proverò a vedere se Grillo ha cambiato idea, diciamo. Non capisco chi è che grida e da dove, cioè tutte un momento di difficoltà. Allora, onorevole Meloni, intanto un flash su questo perché è importante, no? Cioè, riepiloghiamo. Di fronte alla, diciamo, un percorso difficoltoso, diciamo, delle riforme, la riforma elettorale, ma anche delle altre riforme, il Presidente della Repubblica decide di dare un impulso, diciamo, decide di convocare i partiti, ma che fa? Convoca, diciamo, soltanto le forze che costituiscono la maggioranza, il PD, il PDL, Scelta Civica, e taglia fuori, come ha detto Grillo, il Movimento 5 Stelle, ma anche Fratelli d'Italia, altre, diciamo, forze di opposizione, la Lega, insomma, praticamente tutte le opposizioni. Qual è il suo giudizio su questo? Poi la faccio parlare con i notav, lo so che... Allora, c'è un problema chiaramente di metodo e c'è anche un problema di merito. Il problema di metodo è che quello che accade oggi al Quirinale è una roba che non si è mai vista. Cioè che il Presidente della Repubblica convochi i partiti della maggioranza per trattare
una norma che è una norma, chiaramente, come tutti, insomma, da sempre sanno e da sempre dicono, di pertinenza e di competenza del Parlamento, e invece non ritenga di dover parlare con le altre forze che rappresentano il popolo italiano, salvo accorgersi di questa assenza, punto, diciamo così, no? Quando gli è stato fatto notare. Il primo punto è proprio la convocazione di una maggioranza, quando invece stiamo parlando di una materia che è competenza del Parlamento. È una materia di competenza del Parlamento, sulla quale peraltro si ritiene di dover parlare solamente con la maggioranza, e solamente quando qualcuno ha fatto notare, anche Fratelli d'Italia, che insomma c'era qualcosa che non funzionava, allora si è detto vedremo anche le opposizioni. E francamente questo tradisce, perché poi se ne potrebbero raccontare molte altre, insomma, tradisce ormai una deriva per la quale noi rischiamo di non essere più una repubblica parlamentare, ma una repubblica presidenziale. Dopodiché io sono una presidenzialista convinta, ma ritengo che dovrebbero essere gli italiani a votare una riforma costituzionale per il presidenzialismo, e anche un presidente, insomma, sceglierselo. E potrei citare tante cose, arriviamo al paradosso, i colleghi del Movimento 5 Stelle su tutti, che in aula noi non si può più citare. Cioè, con un minimo di accento critico di fatto, dice il lei, presidente, no? Napolitano, perché ti viene tolta la parola, perché non si può minimamente dire che uno critica delle scelte. E questo è il tema di merito. Il tema, sì, di merito è su che legge elettorale che lo si sta lavorando. Da fuori rischia meno, diciamo. No, Grillo lo critica da fuori, sta più tranquillo. Lui sta più tranquillo. Può parlare più liberamente. Poi c'è un problema di merito sul tema della legge elettorale, perché voglio dire, io leggo qualche indiscrezione, ho visto di una bozza che sarebbe stata presentata al Senato da PD e PDL, che è una bozza che ha, se quella fosse, insomma, da quello che leggo sulle indiscrezioni, un obiettivo chiaro e duplice: mantenere esattamente lo status quo su due grandi problemi dell'attuale legge elettorale, e cioè una nuova legge che ha delle liste bloccate e che quindi non consente agli italiani scegliersi i parlamentari, perché lì l'unica cosa che dovresti fare è introdurre le preferenze, cioè il sistema che fa contare di più gli italiani nella scelta dei parlamentari. Si mantengono le liste bloccate e si mantiene un premio di maggioranza che nessuno potrà raggiungere, così che ci saranno sempre i due principali partiti a dover governare insieme, esattamente lo schema che noi abbiamo visto negli ultimi due anni con questi governi salvifici che avrebbero dovuto tirare fuori l'Italia dalle secche della crisi economica, e ci hanno portato in ginocchio. Tramogna, rimaniamo al punto di partenza. Tutto cambia perché nulla cambi, per cui questo sarebbe francamente molto grave. Opinione? Mi permetta solo una battuta. Prima dare un consiglio a Grillo di non spendere soldi in studi legali, perché il Presidente della Repubblica non è che lo accusa un avvocato, il Presidente della Repubblica può essere messo sotto accusa dalle Camere, ha dei deputati e dei senatori, fa lavorare loro piuttosto che uno studio legale. Credo che intendesse quello. No, lui ha detto più volte, daremo mandato ai nostri studi, al nostro studio legale, di fare l'impeachment. Forse per istruire poi... Non lo so, vediamo che cosa fa, io consiglio di risparmiare questi soldi. No, dopodiché sicuramente... non ultimo l'episodio di oggi, per quanto riguarda il Presidente Napolitano, abbiamo assistito negli ultimi mesi a cose non del tutto lineari, a mio avviso. Cioè, nessun Presidente della Repubblica era così intervenuto nel dibattito politico. Sicuramente un momento emergenziale, perché insomma, se questo, anche la nascita di questo governo, che è una cosa strana, è un ibrido. Come dice Cacciari, se non interviene lui, gli altri sono talmente inconsistenti che... Ma probabilmente Cacciari per alcune cose ha anche ragione su questo. No, direi perché che su il mio auspicio è con questi incontri, perché il mio auspicio è che questi incontri del Presidente Napolitano, quello di oggi con la maggioranza e quello che farà nei prossimi giorni con l'opposizione, il leader sta lì che pensa un momento arrivare... quando l'arrestano e se l'arrestano. Esatto. Un altro non si capisce chi è, il leader è l'altra forza, Scelta Civica si è divisa, una parte vuole fare non si sa che, sì, l'ADC e Monti una andava schizofrenia quotidiana, quindi insomma, cioè, voglio dire, i partiti sono partiti da parecchio e non sono ancora tornati, questa è la sostanza delle cose. Sì, ma allora, è una scelta, non per incapacità, è una scelta, cioè una tattica, cioè nella non modifica della legge elettorale, nella famosa, neanche nelle cose minime che si potevano fare, quella è stata una scelta. Allora mi auguro che questi incontri di Napolitano possano però sbloccare finalmente una situazione, che questa benedetta legge elettorale, che... chiamate il Porcellum, non a caso. Mi dice Bertazzoni che riguarda, Grillo noi, se l'è presa anche con Fabio Fazio, oltre che noi con nelle prossime Napolitano, settimane, non so se poi ci fa sentire qualcosa su questo. Noi nelle prossime settimane, un gruppo di deputati del PD, mi auguro che poi sia allargata anche alle altre forze, presenteremo la nostra proposta di legge elettorale e la presenteremo alla Camera, a differenza di quello che sta accadendo ora con la proposta al Senato. Perché alla Camera, almeno in realtà... quante ne presenterete dei vari gruppi del PD, insomma? Possiamo fare un censimento? Quelli sono tanti. Così, tanto per sapere, diciamo, quante ne avremo
dalle varie componenti. Io dico, noi no? presenteremo una legge elettorale dove la Camera. Noi chi? Noi un gruppo di deputati. No, un gruppo di deputati. Un gruppo quanto che... numeroso? Sì, abbastanza numeroso. Renzi centro o non c'entra? Beh, diciamo che lui è sicuramente l'ispiratore di questa legge. Ah, allora, ne ha parlato anche nelle settimane scorse a Bari. Assolutamente. Poi era un gruppo che nasceva fuori da Renzi, era più preoccupante. Perlomeno è più rassicurante. Questo, quindi c'è Renzi, poi c'è Letta, già sono due. Però già vorremmo partire, però c'è questa novità che non è indifferente. Farla partire dalla Camera è un percorso diverso a quello del Senato. Va bene, allora, due cose per farla ritornare brevissime. Una, le faccio vedere delle terroriste presunte... ma così simpatico, così carine che ha intervistato il Ruotolo, vediamo un po'. Cioè, siete accusati di terrorismo? Sì. Eh? Sì, siamo accusati di terrorismo. Quanti anni hai? 26. 26? 23. E siete due sorelle? Siamo sorelle. Ma c'eravate voi quella sera? C'eravamo, ma abbiamo fatto una passeggiata tranquillissima in Clarea, come tante passeggiate vengono fatte da anni ormai, intorno a questo cantiere, che per noi è il simbolo. Però poi sono stati sparati dei fuochi d'artificio. Sono stati sparati dei fuochi d'artificio, ma non è stato fatto evidentemente alcun danno a nessuna persona all'interno di quel cantiere. Sono venuti a perquisire casa, ci hanno portato via, insomma, computer, vestiti, alla ricerca di cosiddetti artifici micidiali. Ora, quello che hanno trovato ovviamente non erano artifici. Cioè, siete in 12, mi pare. Siamo in 12. In nessuna perquisizione è stato trovato niente di quello che loro cercavano veramente. E mamma e papà che... Vabbè, papà sono un TAP, sei da sempre. Papà sono TAP. E quando è arrivata la polizia in casa? Tranquillo. Papà era con noi, dunque tranquillo. Avete la solidarietà di mamma e sì, papà? Sì, e della nonna. Di tutti. Pure la nonna che lì è notata. Allora, e poi sempre Sandro che va ad un rapporto ravvicinato con uno di questi imprenditori. Sentiamo. La primissima volta sono stato fermato e da alcuni attivisti e in quell'occasione, diciamo, a strattone mi avevano rotto un gomito. Poi da lì sono seguiti, credo, 5 o 6 attentati sui mezzi. Non c'entrano le assicurazioni come... Non siamo assicurati, non ci vuole più assicurare nessuno a noi. Io non abbiamo avuto 100 lire di risarcimento di niente, cioè di nessun mezzo, quindi... Quelle assicurazioni, non ci vogliono più assicurare a noi le assicurazioni. Com'è che un'azienda fallita ottiene un appalto pubblico? L'appalto pubblico noi l'abbiamo ottenuto prima del fallimento. Poi noi avevamo all'interno del gruppo un'altra società, che è la Italcostruzione, l'attuale società, e abbiamo negoziato con il curatore di affittare parte dei dipendenti e le macchine che, diciamo, erano di Italcoge. Lei nel 2002 è stato arrestato. Allora ci fu una maxi inchiesta al procuratore di Torino che era denominata Appaltopoli, che coinvolse più di 200 imprenditori piemontesi. Quelle turbative d'asta. E io tra questi, certo. Stato condannato? Ho patteggiato una pena di 9 mesi, mi pare. E poi nel 2005 un'altra inchiesta... Uh-huh. Truffa aggravata che coinvolge le case di riposo San Giuseppe delle Salesiane di Don Bosco di Aglie, sì. Nella quale si parla di documenti falsi per ottenere finanziamenti veri dalla regione. Sì. Anche lì, vero? Certo, sì. Condannato anche lì? No, patteggiato anche lì, gliela spiego così. A quanto? Credo 2 o 3 mesi, perché il reato non è stato tentato ma non consumato, nel senso che il finanziamento non è stato mai erogato. Però, diciamo, la cosa più pesante è questo coinvolgimento in un'inchiesta
mafia, appalti e politica. L'inchiesta certo. Minotauro, perché i Ross scoprono che lei tra il settembre del 2006 e gli inizi del 2007 assunse tra i dipendenti dell'Italcogia Bruno Iaria del locale, il locale vuol dire della famiglia dell'Andrangheta di Cournier. Io non ho mai avuto questo signore alle mie dipendenze. Ma poteva essere assunto e non risultare? Assolutamente no, cioè, non scherziamo, ma noi nella nostra storia diciamo abbiamo mai avuto un'avvertenza per avere mai avuto persone diciamo assunte a nero, mai assolutamente. Lei no. Ha vinto anche dei lotti, mi pare, sulla Salerno-Reggio Calabria. Certo. E lì era prassi spartire con l'Andrangheta. Certo, guardi, io le devo dire, sono stato 4 anni sulla Salerno-Reggio. Lei non ha mai subito un'estorsione? Io ne ho subite 2 estorsioni in Calabria, 2 richieste estorsive pesantissime. Di quanto? Volevano, la prima volta mi chiesero il 3% dell'appalto, un'altra volta invece fu una richiesta secca, 200.000 euro mi pare, ma tutte e 2 le volte io un secondo dopo ero dei carabinieri. Allora, l'onorevole può dire quello che voleva dire a loro, preciso soltanto che effettivamente non ha mai assunto la persona che veniva citata, questo l'abbiamo controllato con i Ross stessi, quindi non ha assunto, però diciamo che ci sia un giro abbastanza preoccupante di indranghetisti intorno a queste opere, i Ross lo confermano, cioè effettivamente ci sono cene di alcuni di loro con elementi dell'Andrangheta, cioè quindi questa puzza di 'Ndrangheta da quelle parti c'è. Ci ho detto invece lei voleva dire un'altra cosa. No, ma non volevo dire una cosa a loro, io volevo provare a entrare insomma in questo ragionamento sulle grandi opere, sulle infrastrutture, perché diciamo noi lo stiamo trattando sempre attraverso i tratti tipicamente italiani. Rimane il tema di fondo, faccio una brevissima valutazione. La parola sabotare etimologicamente arriva dagli operai che durante la rivoluzione industriale gettavano i loro sabot, cioè gli zoccoli, negli ingranaggi delle macchine della rivoluzione industriale per distruggerle, perché ritenevano che questo avrebbe tolto forza lavoro agli operai. Dopodiché però alla lunga la rivoluzione industriale ha portato qualche beneficio anche alla classe media, alla classe diciamo povera e agli operai. Quindi che cos'è che mi spaventa? Non entro nel merito specifico della TAV. Lì erano gli artigiani, no, che ostacolavano. Esatto, che avevano paura che le macchine togliessero il loro lavoro, no? Esatto. Insomma, se ci fosse stata la rivoluzione industriale ci saremmo persi qualcosa. Allora perché lo dico? Senza entrare nel merito della TAV. Nel 2012 in Italia ci sono state oltre 350 opere contestate. Cioè in Italia non è che non si può fare la TAV, non si può fare niente. E purtroppo noi siamo una nazione che, differentemente da alcuni dati che ho sentito, che differentemente da alcuni dati che ho sentito nel diciamo quadro internazionale delle opere e delle infrastrutture è all'85° posto. E non sta messa benissimo, ok? Perché, per esempio, sul tema dell'alta velocità, probabilmente non passano le merci, rimane il fatto che noi sentiamo dire spesso che il prodotto italiano è competitivo fino al cancello della fabbrica, perché poi perde competitività sui tempi e sui costi di trasporto, e più tu investi sul trasporto delle merci e meno investi sulla forza lavoro e meno investi su quello che puoi dare al lavoratore. Quindi insomma ci sono una serie di questioni collegate che a me piacerebbe si affrontassero complessivamente. Perché? Perché il tema delle lui prima ha detto, dice, ci dicono che forse fra 20 anni lì passeranno molte merci. Non ci credo. Il tema è non ci credo, non mi interessa, perché noi in Italia facciamo spesso il ragionamento di dire mi interessa qui e ora, mi interessa me, non mi interessa che cosa sto lasciando a chi viene dopo di me. È in parte quello che è accaduto a noi rispetto alle generazioni precedenti, non sul tema delle infrastrutture ma su tante altre questioni come quella pensionistica, poi se vuole ne parliamo. Le infrastrutture sono uno dei pochi elementi. Ci vuole fare una trasmissione su quello. Quando vuole. Perché le infrastrutture sono uno dei pochi elementi, dei pochi temi sui quali noi ci possiamo interrogare su che cosa intendiamo lasciare a chi viene dopo di noi in termini di possibilità. Dopodiché, e dico l'ultima cosa, perché in Italia si deve passare dal non facciamo niente a lo fa la mafia?
perché semplicemente non si possono fare, non si può trovare il modo di mettere in piedi delle opere stabilendo che sono utili insieme, quindi non cambiandole ogni volta che cambia governo, perché questo è accaduto, è il motivo per cui le opere e le infrastrutture non si riescono a fare, che ogni volta che cambia governo, siccome deve dire il contrario del governo precedente, annulla il lavoro che è stato fatto fin lì. Perché non si può in qualche maniera lavorare, perché la mafia e la disonestà non entrino sempre in queste opere, si deve sempre scegliere tra metterlo in mano alla mafia e non farlo per niente? Perché, penso, Francesco? Questo è il tema sul quale ci dobbiamo interrogare. Secondo me è un disastro e un teatrino. Io sono venuto qua questa sera perché ci sono migliaia di persone che mi hanno mandato qua, hanno fiducia in un messaggio che speriamo di riuscire a portare a milioni di italiani, che penso che sia un messaggio di speranza. Perché penso che il futuro del nostro paese non passi attraverso le robe ridicole che ha detto adesso la Meloni, che continua a fare da 20 anni ormai. Sono cose ridicole. Lei mi dice che il nostro paese ha bisogno di grandi opere. Abbiamo un paese come L'Aquila che ha subito un terremoto, che vede i soldi per la ricostruzione tagliati. Costa 6 miliardi ricostruire L'Aquila. L'alta velocità in Val di Susa costa 24 miliardi. Servirà forse nel 2070. Forse ne vedremo i frutti lì. Intanto abbiamo la gente che vive ancora in baracche provvisorie. A me interessa che cosa avranno i miei figli e i miei nipoti. Se questo non ti... Ci sono migliaia di persone per strada. Ci sono migliaia di persone per strada che girano, che chiedono una casa e non chiedono niente. L'unica cosa che gli avete saputo rispondere da un Parlamento chiuso, da dei palazzi chiusi, è riempire Roma di poliziotti. Il 19 ottobre c'erano 4.000 poliziotti, c'erano 100.000 persone che chiedevano solo una casa. Lo sa come funziona l'occupazione a Roma? Dal palazzo non le vede. Le persone entrano nelle case, danno il bianco, montano i rubinetti. Sono qua dei ragazzi che arrivano da quell'occupazione lì. Costo zero. E voi riuscite a riempire una città per difendere dei palazzi vuoti? Voi chi ci sta dentro quei palazzi? Chi c'era dentro quei palazzi? Sono patetiche, francamente, chiaro. Ma cosa patetica? Non è il voi. State spendendo dei soldi di tutti. Qua la gente paga le tasse. Ma che cosa stai dicendo? La Bossi Fini non conta io, ma per favore. Ma che c'è la Bossi Fini? Ma ci sono da vergognarsi. Ce l'hai al governo. Entrate nel merito delle cose. Perché allora ci sono migliaia di persone che muoiono tutti i giorni all'interno di un canale. Avete continuato a mandare in quel canale solo militari, solo navi militari. Quanto costa l'operazione Mare Nostrum? Lo sa quanto lo sa un migrante quanto spende per venire in Italia? Spende 3.000 euro. È disposto a pagarsi un biglietto? Voi gli mandate le fregate militari? Non penso che l'Italia si salverà così, sinceramente. Eh beh, comunque in ogni caso una risposta è chiara. Voi state governando da 20 anni, avete fatto un disastro. E qualcuno deve avere il coraggio di dirlo, dovete andarvene a casa. Perché ce n'ho 35, se gli italiani... Luca vuole aggiungere... Vuole aggiungere qualcosa lei, Luca? Voglio dire, però... La risposta è questa, ragazzi, cioè lei parla... Non ho capito la risposta. Ma è sei mesi che sei all'opposizione? È solo sei mesi che sei all'opposizione, prima eri al governo? No, perché sembra sempre che vieni dalla luna. Se vuoi rispondiamo per quello che ho fatto. Infatti dovresti risponderne prima o poi invece che fare quella che viene da... Però dopodiché, dopo ma non fatto, sono comizi, no? La Meloni, ci sono i politici, sono tutti no, così, ma guarda, non siamo entrati nelle robe della insomma, Meloni. Insomma, cerchiamo di entrare nel merito. Io ho tentato di dire delle cose di merito. Se siete in grado di rispondere nel merito, rispondete nel merito. No, le volevo rispondere nel merito. Guardi che noi, infatti noi siamo fuori dal teatrino. E non mi sembra, invece che sia il contrario. Comunque, guardi che noi siamo gli unici che pensano al futuro dei nostri figli, perché questa roba qui che noi combattiamo, è certo, è per la gente come lei che i nostri figli saranno indebitati. Nostri figli, per la gente come me. Certo, per il mestiere che fa e che dove arriva il debito pubblico? Su tutto quello che devo sapere come cittadino. Ti so dire che hai deciso, che ha deciso, visto scusi, che l'ho fatto per io negli ultimi 4 anni. Le sto dicendo che lei è parte di quelli che hanno deciso tutta una serie di cose, è all'opposizione da 6 mesi, invece viene qua a fare quella che viene dalla luna, le hanno fatto tutto, fa due robe sulle pensioni d'oro e sembra che è diventata... Però l'obiezione, a prescindere da questa polemica qui che è un po', chiamiamola così, ordinaria, no? Cioè, voi siete quelli... Okay. Ah, cioè, dai, sono 20 anni che... Però lei ha fatto un'obiezione, cioè l'opposizione a queste opere pubbliche fatta in nome del presente potrebbe danneggiare le generazioni future. Allora, portata nella vostra esperienza, questa affermazione come può essere contestata, criticata o accettata? Questo è il punto chiave. Poi dopo voi siete responsabili, non siamo... è una roba che... Sì, sentiamo, siamo abituati, questo è il teatrino, certo, no? Certo. Invece cerchiamo di dire perché quello che lei ha detto è sbagliato. Sbagliato perché noi siamo i primi a pensare al futuro, perché quest'opera qui, quello che sempre si fa finta di non dire o non sapere, innanzitutto sono tutti soldi pubblici,
In tutti gli investimenti che ci sono non c'è un privato che ci abbia mai messo un euro in questa, e neanche ha detto mai che ce lo vorrebbe mettere. Sono soldi pubblici, diciamo, sono soldi tolti, ascolti, sono, poi mi dice al massimo che sto dicendo delle bugie, perché se ne intende tanto, sono tutti, non di bugie, no, della cosa, pietà, non se la prenda prima che parlo, veramente. Sono tutti soldi tolti a qualcos'altro, perché di per sé i soldi adesso sono pochi, no? Quindi investiamo su qualcosa. Se i soldi li metti sull'alta velocità e pensi che quello sia il sistema che tra 20 anni porterà benefici ai figli di qualcuno, dovresti anche avere il coraggio di dire oggi che quei soldi li togli a un futuro per altri. Provi a dire che togliendo quei soldi agli ospedali, alle scuole, alla cura del territorio, perché l'altro giorno pioveva e una serie di territori in Liguria e in Toscana hanno rischiato di nuovo frane, ci sono anche stati anche oggi, e anche oggi. Quindi ci andrebbe l'onestà di dire: io i soldi, hai un progetto, prova a spiegarlo bene, no? Io i soldi li tolgo dall'ospedale, come succede nella regione Piemonte, dove per una mammografia ci vanno 400 giorni, e li metto lì, faccio andare un sacco poi di poliziotti e carabinieri perché i notav sono cattivi, e investo su quello. Quello è il ragionamento che tu fai per i tuoi figli. Noi facciamo un ragionamento diverso, diciamo che qui adesso potremmo dare lavoro a molte più persone se si occupassero del territorio, degli edifici pubblici e quant'altro. E tra 20 anni diciamo, la vita nostra, il futuro dei nostri figli. E l'ambiente. E l'ambiente, perché non facciamo fare questo. E non solo, anche i soldi. Su questo Luca l'avevo già chiamato in causa, no? Perché il punto suo è, Luca dice, io non sono un leader, sono una persona tra i 70.000 che stavano in piazza quel giorno, ci stavo per la casa. Sono uno di quelli che ha piantato, diciamo, la tenda lì per la casa, perché uno dei modi alternativi di spendere questi soldi sarebbe spenderli per le case, perché io non voglio diventare lo schiavo di un progetto casa, uno che per tutta la vita deve stare lì a pagare un mutuo che gli è stato imposto, voglio avere una casa nella quale abitare, è così? Assolutamente, ci stavo per la casa e per molto altro, perché credo che i signori onorevoli qui presenti non abbiano capito ancora forse il messaggio della manifestazione del 19 e non hanno capito che quella manifestazione era contro di loro, era un vento nuovo che soffia nel paese e non è entrato sicuramente nelle loro finestre, come non hanno capito alcuni degli interventi fatti dai signori che sono intervenuti, intervistati in Valsusa, che hanno detto: dentro la lotta ho riscoperto un nuovo modo di immaginare questo territorio e la mia vita. Ed è per questo che noi occupiamo le case, per liberare il nostro tempo, la nostra vita dalla precarietà, per riconquistare un pezzo di vita. Perché, guardi, io guadagno, faccio l'educatore, 900 euro al mese. Farei una vita da schiavo, non l'ho liberata del tutto occupando le case, per questo scendo ancora in piazza. Ma se vivessi pagando l'affitto con i prezzi di mercato che ci sono a Roma e in tante città d'Italia, la mia vita sarebbe finita. Non avrei tempo per leggere un libro, non avrei tempo per i miei affetti, non avrei tempo per la cultura, non avrei tempo per partecipare alla vita politica di questo paese. Allora io credo che il messaggio più forte, perché diciamo siamo tutti no TAV, perché lì dentro lo Stato porta avanti una scelta che quel territorio non vuole, è la questione della sovranità che sta al centro, è il fatto che si imponga un'opera che quel territorio non vuole, addirittura militarizzando una valle. Io credo che la Val di Susa è un esempio, perché ci si riappropria, si difende e ci si riappropria del proprio territorio, proprio come facciamo noi occupando le case, ci riprendiamo la città e ci riprendiamo un pezzo della nostra vita, ma stiamo in movimento per cambiarla tutta. Bene, allora devo dare la pubblicità. Dopo, Giulia, c'è qualcosa nel frattempo? Sì, Michele, innanzitutto, un po' come i numeri della questura e i numeri dei manifestanti, ci chiedono di puntualizzare che non sarebbero stati in 300 in piazza da Grillo, quindi lo segnaliamo perché stiamo avendo delle critiche. E poi il punto è quanti che erano, diciamo. Non ce l'hanno detto quanti erano, però ci hanno detto non eravamo solo 300, eravamo di più. Vabbè, di più, dai, 500-600, facciamo così, dai. E poi stiamo chiedendo appunto se i sabotaggi... È il solito Bertazzoni che rompe le scatole, io lo dico, non rompete, andate lì. Quanti siete? Allora dico, 1.000, dite 1.000, che ve frega, tanto 300, 1.000, non è che cambia. Invece no, dobbiamo sempre intignare, farci riconoscere. Allora,
Poi? Poi, se i sabotaggi siano giusti o meno, qua c'è grande divisione sul tema. Stanno c'è chi discutendo. Pensa che sia un'autodifesa, c'è chi invece pensa che comunque non sia mai giusto, ma c'è un po' una domanda che aleggia, che è quella, ma perché non vi candidate, non sfidate la Meloni, non sfidate la classe politica che ritenete responsabile di quello che ha fatto proprio per imporre il vostro modello alternativo? Perché non usate gli strumenti che ci sono in democrazia e vedete di poter portare avanti la vostra battaglia notav anche in tutta Italia? La lasciamo questa cosa, magari ci stanno pensando, chissà, insomma, alcuni di loro. Ah no, lui ha detto può, insomma, traduco, può. Allora, tu sei andata poi a pizzicare Renzi dopo, no? No, perché Grillo ha detto che ci vuole il napolitanellum, adesso Napolitano vuol fare il napolitanellum. A chiedere un perché po' lui letto è un po' in ritardo sulla legge elettorale. Vabbè, lo vediamo e poi parliamo un po' di tasse, che è un argomento che piace anche la Meloni. Subito dopo la pubblicità. Renzi adesso rischia di far arrabbiare Letta, no? Perché ha detto dobbiamo cambiare il porcellum. Ascolta, anche con una maggioranza qualsiasi e non con le larghe intese. Io sono un vecchio comunista, a me mi viene a parlare di Letta. A me. Ma questi sono democristiani, c'è cento. Lo dico pubblicamente, voto Renzi, ma se non, se poi dopo non fanno la cosa di porcellum, ma la canta, non io non lo voterò mai. Ma... Renzi, lei oggi fa arrabbiare Letta, perché lei ha detto che lei vuole cambiare la legge elettorale, giusto? Allontaniamo. Credo lo vogliono gli italiani. Vuole il maggioritario e lo vuole con la maggioranza alla Camera, anche senza il PDL. Sta legge qui non va bene, quindi va cambiata. Però Letta la vuole cambiare con le larghe intese e quindi con il PDL. Lei invece ha detto c'è la maggioranza alla Camera, PD, Scelta Civica. Io dico cambiamola. Se il PDL è disponibile a votare una legge che sia bipolare, che sia una legge chiara su chi vince e che sia una legge semplice, benissimo il PDL, ma non è che se il PDL non vuole si sta ad aspettare ancora, cioè il PDL si decida, falchi, colombe, pitonesse, animali vari decidano insieme velocemente qual è la legge. Renzi lo conosco da bambino, è veramente un grand'uomo. E l'ho battuto a calcino, io l'ho battuto a calcino. No, vabbè, tanto questa la tagliano, però non si vuol dire la nostra. Ma lo cambiano al porcellum, Renzi? No, porcellum non dire cose volgari, no, non parliamo di porcellum, si va via, si va via. Si vuole fare un saluto anche a Bauro. Ciao. Ciao ragazzi. Avrei delle multe, sindaco, se riesce. Anche a costo di far cadere il governo Letta? Lo dicono sempre. Non succede. Stanno lì, stanno tutti bene lì, non hanno problemi, quindi non vi preoccupate della salute del governo. Buonasera Letta, cambierete il porcellum? Renzi ha detto che cambierete il porcellum anche senza il PDL, d'accordo? Ha detto che lei sarebbe stato d'accordo. Presidente Letta, ma c'è un po' di ritardo sull'adozione della legge elettorale. Aveva detto entro ottobre. Non spingete! Renzi, Letta non ci ha risposto. Presidente. Sento però di dover qui richiamare la necessità di un'altra riforma urgente, quella della legge elettorale. Stiamo giungendo ora un nuovo limite estremo a questo riguardo. Non è ammissibile che il Parlamento naufraghi ancora a questo proposito nelle contrapposizioni e nella inconcludenza. Presidente, una domanda, Presidente. Pensa che Letta riuscirà a cambiare il porcellum?
Ma lei ci crede che Letta cambierà questa legge? Perché ad agosto aveva detto la cambieremo a ottobre, adesso dice il 3 dicembre. Lei vuole farmi litigare con Letta e la capisco. Però ma mi sembra che anche lei ci mette del suo. Io sono molto sereno, come vede, molto tranquillo. La legge elettorale la cambiano i parlamentari. Quagliariello ha detto Consiglio... se non fanno niente la cambiasse il governo. È d'accordo? Chiedermi anche di commentare le frasi di Quagliariello, allora mi sembra che lei stia un po' esagerando. Commentiamo, no? Il presidente del Consiglio dei Ministri ha detto che lui vuole cambiare la legge elettorale, noi siamo d'accordo con lui. Il Parlamento dovrà cambiare la legge elettorale, io le dico, se accadrà con le primarie dell'8 dicembre che io diventassi il responsabile del Partito Democratico, la prima cosa che farei sarebbe quella di incalzare i gruppi parlamentari perché la legge si faccia e sia una legge chiara. Allora? Un aggiornamento veloce, su Twitter ci sono diverse critiche per te, Luca, non so se vuoi rispondere, perché dicono ma noi siamo scemi che paghiamo il mutuo, paghiamo l'affitto? Io credo che intanto si occupa spinti da necessità, anche. Però credo che sia, come dire, essere scemi, bisogna avere il coraggio oggi di fronte a questa situazione di fare scelte diverse e quindi non si è scemi, facciamolo tutti insieme, perché bisogna fare una vita di sofferenza, perché bisogna subire un modello sociale che ci costringe a una vita crolla, di sofferenza, no? se tutti occupassero il sistema, no, crollerebbe. Bisogna contare le case e poi vedere se sì. Non evitiamo di rioccuparcele fra di noi, c'è il rischio che insomma la cosa da un po', no, poi alla fine ce le rioccupiamo. Se si prendessero i soldi del TAV e si investissero sulle case popolari forse non si avrebbe il bisogno di occupare, questo voglio dire in maniera molto chiara. Dopodiché credo che la crisi, la situazione in cui ci troviamo, ci porta a immaginare strade nuove e non credo che sia sbagliato occupare quel patrimonio pubblico che ancora una volta si vuole vendere per far galleggiare i conti per qualche mese, o anche quello dei costruttori che hanno saccheggiato le nostre città facendo il bello e il cattivo tempo. La città è nostra, ce lo riprendiamo, insieme a quello ci riprendiamo una vita migliore. Non so che altra risposta dare. Allora... No, arriva Marco, però voglio farvi vedere, spostare un attimo l'orizzonte e entrare in un'altra situazione dove la parola sabotaggio viene usata diversamente, cioè si applica alle tasse. Sabotiamo non pagando le tasse. Vediamo. Lo Stato italiano non esiste, qua esiste ancora una Repubblica che non ha mai cessato di esistere, che è la Repubblica Veneta, che esiste ancora oggi, è ancora la Repubblica più longeva al mondo, questo è il punto. Ci sono imprenditori prima di tutto? Quasi tutti qua. Tutti ex imprenditore? Ex. Anche lei è un imprenditore? Ero imprenditore, mi hanno distrutto. Chi? Lo Stato. Chi? Ma chi, dove vive lei? Lei è su un territorio qua, Veneto, boh. Lo Stato italiano l'ha distrutto. Bravo. Sei calpestato, va bene discorso, perché io ho girato il mondo, ho dato la mia parte per questa, come la chiamate voi, Italia, va bene? Ma lo dicevo sempre, ero da Maserata sul Piave, è Veneto, hai capito? No, italiano, e sto facendo il saldatore a 71 anni e non sono rovinato, va bene? Uno che lavora in continuazione, paga regolarmente le tasse, bravo, vuole fare le cose in regola, non ha una prospettiva, e questo è il vero problema. Morto, quindi ti manda tutti questi che altri, dopo hai gli avvocati contro, certo, i giudici contro, sei una merda, sei, non sei, io non mi sono impiccato, io lotto, ero uno della San Marco io, hai capito? Scusa, il problema... E lotto fino all'ultima! Giancarlo Borsoi, ex benzinaio di Treviso. Sono stato portato al fallimento. La compagnia mi ha detto: mi dispiace, signor Borsoi, lei è entrato da là, può andare quando vuole. A me l'assistente sociale del comune di San Vendemiano mi ha detto: lei è privilegiato. Ah sì, ho detto, e perché? Perché ho la figlia più piccola che lavora e può mantenermi. Adesso a 53 anni, mia figlia più piccola, di 24 anni, deve mantenermi. Questa è l'Italia e sono praticamente un evasore, sono uno che ha disfatto l'Italia. 13.000 euro dell'ultimo anno non pagati di tasse. Eccoli qua. Usurai, guida. Ecco qua, usurai. Cioè io
Con qui io sono con 70-80 mila euro di debito rimastomi in banca, devo pagare 13 mila euro di tasse. Loro per noi non sono niente, loro hanno una gran paura che ci sia questo risveglio di nazionalità, di sentimento, di popolo veneto. Questo perché non possono esercitare la loro, loro sono stranieri a casa, perché sono stato straniero. Capannoni, sono ripartito io con un'attività e lui lavora da me. Lei è il suo dipendente? Suo padre? Giusto, bisogna pagare tutti. Bisogna chiudere i rubinetti all'Italia. È un dovere, è legittimo non pagare le tasse. È uno Stato che... Doveva decidere se buttarsi o no. Queste sono le telefonate che ricevo io. Una signora di 70 anni con un'azienda che lavora da 50 anni e si sente la responsabilità di 4 figli. Sta succedendo questo in Veneto. Quindi se i politici non hanno sentito l'aria che ti...
scoppiando una bomba, ma veramente sociale ed economica, perché stanno chiudendo le aziende che hanno mantenuto anche i politici che sono qua. E io non faccio distinzione di destra o sinistra, perché ormai siamo stufi, destra, sinistra, Lega, li abbiamo visti tutti all'opera, hanno pensato solo ai loro interessi. Si fermi un attimo lì. Allora, Carbone, Napolitano ha usato una parola, inconcludenza. Cioè, noi dobbiamo stare attenti a non precipitare nell'inconcludenza, che vuol dire dobbiamo fare tutto ciò che è necessario per avere finalmente un governo che governi, un'opposizione che fa l'opposizione, perché altrimenti il distacco, poi alcune delle parole che si usano possono essere anche molto spiacevoli per chi fa politica e perfino ingiuste per alcuni che lo fanno, diciamo, con passione, lo sappiamo. Però il punto non è questo, il punto è che si è creato nel Paese un senso comune che provoca un distacco tra quelli che dovrebbero dare l'esempio, dirigerlo, comunque orientarlo, mettere le mani a quelle leggi che dice lui che non sono assolutamente chiare, e la gente. Cioè, questo distacco in questo momento è veramente molto profondo. Prende varie strade. Una strada è quella loro che credono di aver, diciamo, imbroccato un cammino verso una società diversa, orientata da altri valori. Una strada è quella di chi vogliono ribellarsi, e non sono solo gli estremisti, diciamo così, che abbiamo visto parlare prima vestiti di nero, no, sono tanti che cominciano a dire non paghiamo l'IVA, non paghiamo qua, paesini piccoli, insomma, anche di dove il suo partito magari è al governo, e cominciano a dire basta, non paghiamo più le tasse. Quindi non è più una questione di partito, è un sentimento diffuso. Questa preoccupazione lei la avverte? Lei lo sente il pericolo di questa parola inconcludenza? Assolutamente sì, e le dirò di più. Io credo che ci sia un fortissimo distacco, come diceva lei giustamente, dalla politica, però tocca a noi dimostrare serietà. Le faccio un esempio: se noi in questa manovra diamo 14 euro in più, le sembra serio? Se noi sono anni che discutiamo di Porcellum e nessuno ha il coraggio di cambiarlo, anzi la volontà di cambiarlo, le sembra serio? Tocca a noi. Se Letta potesse dare in busta paga 200 euro, no. Ma guardi, no, aspetta, darebbe, mi scusi, no. No, un momento, però, no, mi scusi, no, un momento, perché ci sono delle cose che è più interessante che essere, no, ci sono delle cose, ci sono delle cose che possono essere fatte e delle cose che non possono essere fatte. All'interno dei famosi 850 miliardi di euro di spesa pubblica, i tagli sono stati tiepidissimi in questa manovra. Andiamo avanti, dare 100 euro in più in busta paga, ma no, ma guardi, tagliare. No, ma io le porto degli esempi è concreti. Facile tagliare? Non è però complicato, non è difficile. Scusa. Perché non adottiamo il sistema degli appalti che abbiamo per le carceri e per i tribunali, non lo adottiamo ad esempio per la sanità? Perché noi ogni singolo ospedale deve comprare il materiale autonomamente? Ma le dirò di più, dare 100 euro in busta paga a chi guadagna fino a 2000 euro costa 10 miliardi. Questi 10 miliardi possiamo trovarli ad esempio vendendo Poste italiane? Ad esempio vendendo le case popolari agli inquilini che sono fuori dalla copertura del debito pubblico? Queste sono tutte cose che un governo coraggioso può fare, deve fare in questo momento. E 100 euro in più in busta paga a chi guadagna fino a 2000 euro vuol dire far ripartire l'economia, Perché sono persone che quei 100 euro non li tengono in banca sul conto corrente, ma li spendono. Le dirò di più, noi abbiamo centinaia di milioni di euro che vengono dati come contributi alle aziende. Sa cosa servono questi contributi in tutta Italia, dal nord alla Sicilia? 40 miliardi all'anno. I 40 miliardi l'anno però comprendono anche, ad esempio, i 7 miliardi e mezzo della PAC, della politica agricola, che quelli non possono essere toccati. Quindi? Comunque, questi soldi a cosa servono? A fare clientela. Servono al politico a fare clientela. Se noi eliminiamo tutti questi contributi a pioggia e li mettiamo sul cuneo fiscale, ma lo facciamo seriamente il cuneo fiscale, lo abbassiamo seriamente il costo del lavoro. E mettiamo più soldi in busta paga dei lavoratori, d'accordo? Certo. C'è una cosa più facile che si può fare, perché... Quale? Curiosamente questo governo ha stanziato in questa legge di stabilità circa 5 miliardi di euro
in 3 anni per aiutare i lavoratori, diciamo per aumentare i soldi in busta paga e aiutare le aziende ad assumere, e ha fatto alle banche uno sconto fiscale che varrà 17 miliardi in 8 anni. Ora, quando anche fosse giusta la norma e avrei qualcosa da dire, si potevano almeno invertire le cifre e magari mettere 17 miliardi sul cuneo fiscale e allora i famosi 100 euro sarebbero arrivati e magari 5 euro sulle banche, già che in questi anni i governi, particolarmente delle larghe intese, già diciamo qualche segnale di attenzione nei confronti degli istituti di credito lo hanno dato. Allora io penso che sia sempre un problema di priorità. Esattamente come l'ho detto, lo ripeto, lo continuo a citare perché è un'altra vicenda che secondo me insomma è molto così insomma vergognosa. Noi stiamo lì sempre a dire l'evasione fiscale, lo Stato, Guardia di Finanza, muove alle società delle slot machine contestazioni di evasione del fisco per 98 miliardi di euro. La Corte dei Conti alla fine gli chiede solamente 2 miliardi e mezzo di euro per risparmio. Arriva il governo Letta e dice: no, non me li dare questi 2 miliardi e mezzo, che non mi servono, non me li dare, dammene 600 milioni che mi servono subito per sospendere la rata dell'IMU sulla prima casa. Poi arriva in aula il governo e dice: non me li dare questi 600 milioni, dammene 500 che tanto non me ne faccio niente, cioè uno sconto del 80% sui 2 miliardi e mezzo, non so su quanto, non sono neanche in grado di fare il calcolo, sui 98 miliardi. Esattamente come lo Stato ha già patteggiato il rientro con le banche, alle quali è stato contestato l'evasione del fisco per 5 miliardi di euro, di 1 miliardo di euro. Io penso che queste siano le questioni che poi francamente fanno fare questi discorsi che in parte non condivido, nel senso che poi lodiamoci tutti, cioè... Se no sembra che parliamo con il morto in sala. Cioè, noi abbiamo posto dei problemi qui questa sera. Sono dei ragazzi che hanno, secondo me, detto delle cose interessanti sulle case, che per me non si tratta di fare il giro delle case, che magari può farlo chi se lo può permettere. Magari sono delle persone che sognano. Era una casa. Battuta e non l'hai capito. Non è molto bella, perché dietro ci sono vite di persone che magari valgono qualcosa. Insomma, poi sì. Ognuno ha le opinioni che crede. Qua abbiamo posto dei problemi seri. Abbiamo sul piatto 24 miliardi di euro, un progetto di alta velocità. Cosa fate su questo? Vabbè, ma io ti ho detto che non sono d'accordo su questo, scusa, posso avere un'altra idea? Penso che se i soldi dovessi andare a prendere, dovresti andare a prendere un'altra parte. Io te l'ho detto prima, a parte che stiamo parlando di un problema italiano e l'Italia non è solo avanzosa. Io ho detto che le opere pubbliche, una volta che si decidono l'inizio del cantiere, deve essere conclusa l'opera pubblica. Ah, perfetto, quindi praticamente lei fa un mutuo per una villa che non si rende, conto subito che quella villa non la potrà pagare mai. Ma l'Italia non è la Val di Susa, non è il problema solo della Val di Susa, non è solamente quello. L'Italia non è quello, sono altri problemi, non sono solamente la tua valle, sono altri problemi. Ok, mi dica realmente adesso, proviamo a parlare dell'alta velocità, mi dica i benefici che porta oggi un progetto di questo tipo, un'opera pubblica, da 24 miliardi di euro per sportare delle merci che non ci sono, perché non aiutate le imprese, non aiutate le persone che sono in difficoltà, aiutate le banche, perché questa è un'altra grande verità di questi governi, di chi sta seduto in Parlamento, perché quegli accordi con le banche non li firmo io e non li hanno firmati i cittadini. Non li firmo neanche io. Qua non li firma nessuno. Boh. Allora, boh, chi li firma gli accordi? Ma da dove state arrivando? Spieghiamo perché, se è demagogia, perché si sta discutendo. Chi ha firmato questi accordi? Parla. No, tanto per essere chiari, io non so se il ragionamento che fa lui è giusto, siete voi che state discutendo. Io non l'ho capito il ragionamento. Però dico soltanto che gli accordi con le banche. Se fosse deputato, quindi scemo, quindi non ti capisco. No. Però se fosse giusto, lui dice: fermiamo questi 24 miliardi. Ricordo che il costo di un cuneo fiscale, cioè, voglio dire, probabilmente si potrebbero fare delle cose pazzesche con... Allora, non con i 24 miliardi, ma con 17 miliardi, no? Con 17 miliardi potrebbe veramente raggiungere uno di quegli obiettivi. Che abbiamo dato alle banche, ma è possibile quello che dicono loro? Quello che vogliono chiedere. Le società delle slot machine, invece di toglierle su infrastrutture che qualcuno potrebbe anche considerare utili in Italia. Siamo d'accordo. Sottoscritto, visto, firmato. Non siamo d'accordo con loro. Onorevole Meloni, visto, scusate, ma scusi, un attimo solo. Visto, firmato, sottoscritto, siamo tutti d'accordo su quella cosa lì. Timbriamo.
D'accordo. Quindi sulle slot machine dovevano pagare di più. Non hanno pagato, è uno schifo. Va buono? Siamo d'accordo. Adesso vorrei capire quello che dicono loro. Quei 24 miliardi lì, è demagogia dire che si possono spendere per fare altre cose oppure no? Questo voi, classe dirigente, politici nuovi del paese. Io le ho risposto prima. Poi c'è Travaglio che si vuole inserire su questo. No, prima. No, prima voi. È demagogia o no? No, io le sto dicendo che secondo me, come l'ho detto prima, la TAV è iniziata, deve concludere. Dopodiché sono altri modi anche per trovare risorse. Mi ho fatto prima l'esempio. Mi fai parlare, stai zitto. Sto parlando io. Ti ho ascoltato, adesso mi ascolti anche tu. Io le ho fatto l'esempio prima per trovare i soldi sul cuneo fiscale. A mio avviso, che Poste Italiane, che vale ogni 10% di Poste, vale circa 13 miliardi di euro, vale circa 1 miliardo e 300 milioni di euro, che sia ancora statale, per me è una follia. Si può vendere Poste, si possono vendere le case popolari agli inquilini, fare casse e aumentare il cuneo fiscale, a prescindere dalla TAV. Sì, ma dopo le elezioni era successo un fatto straordinario, era entrato in Parlamento un movimento che sposa in pieno la battaglia dei no TAV, e il Movimento 5 Stelle. I parlamentari sono andati per la prima volta in massa, in loco, a testimoniare questa posizione. Hanno creato immediatamente un contagio, per cui hanno fatto saltare l'unanimismo che si credeva ci fosse nel PD, per cui alcuni importanti esponenti del PD, dal sindaco di Bari Michele Emiliano, segretario regionale della Puglia del PD, a Laura Puppato, ad altri, hanno sottoscritto basta questa roba del TAV. Dopodiché sappiamo che si sono richiuse le acque del Mar Rosso e adesso pare che non ci sia più niente, che in Parlamento non siano mai entrati questi. Questa battaglia è di nuovo tornata nelle valli, nel bosco, no? Al buio, non si sa bene chi. Cioè, questa è la rappresentazione che viene data. Secondo me, se i due parlamentari qui presenti venissero portati a un dibattito pubblico sul merito del TAV, scoprirebbero carte alla mano, quello che già sanno tutti i migliori scienziati che hanno studiato il problema, quello che diceva anche Cacciari la settimana scorsa, anche se poi cinicamente arrivava alla conclusione che anche se il TAV non serve a una mazza, ormai tanto vale farlo perché la cosa è iniziata. Ma se venisse dato retta, l'altro giorno c'è stato un appello al Capo dello Stato da parte di scienziati, non da parte di passanti, di ingegneri, di politecnici, di studiosi che si intendono di questa materia e che non sono minimamente interessati al tema opere pubbliche sì, opere pubbliche no. Perché è un falso problema, ma chi può essere contrario a un'opera pubblica che consenta ai siciliani di arrivare da Catania a Palermo non in 6 ore, ma con un treno che li porti in 1 ora? Ma dico, ma stiamo scherzando, ma per quale motivo uno dovrebbe essere contrario all'alta velocità ferroviaria fatta con rispetto dell'ambiente per portare la gente anziché costringerla sulle mulattiere nel 2013? Com'è la situazione siciliana per favorire chi c'ha gli autobus? Sappiamo chi c'ha gli autobus. Allora, il problema non è opere pubbliche sì, opere pubbliche no, il problema è riuscire a focalizzare intanto qual è il punto. Il punto non è le che priorità. Il punto non è che la casa si risolve occupandola, il problema è che è un'emergenza che costringe la gente a occuparla. Allo stesso modo, le opere pubbliche non si risolvono facendole tutte oppure abolendole tutte. Bisogna andare a vedere se quella lì serve e se il gioco vale la candela, perché quello che c'è stato un esempio di dismissione delle case popolari, di vendita agli inquilini, molto importante in Inghilterra. Cioè la Thatcher, con lo slogan tutti i proprietari, ha dismesso, praticamente ha venduto agli inquilini. Il risultato è stato l'ulteriore marginalizzazione degli inquilini popolari a ridosso della città. Cioè quei quartieri sono diventati quartieri piccolo borghesi, chi ne era proprietario ha venduto la casa, quindi si è allontanato ulteriormente dalla città. Quindi capisco lo spirito di dire vendiamo le case popolari, forse li dovremmo rendere anche più proprietari effettivamente, certo. Ma dovremmo stare molto attenti a non innescare fenomeni di questo tipo. No, ma io... che adesso il risultato è che praticamente uno che fa un lavoro umile a Londra
abita, diciamo, lì dove finisce la metropolitana. Sono cose importanti queste qui. No, ma era per dire che, dato che noi viviamo da 3 anni nello stato di necessità, per cui c'è sempre l'emergenza che ci costringe a fare qualcosa, usiamo anche lo stato di necessità per dire: ma abbiamo qui 24 miliardi, che tra l'altro non si sa dove li prenderanno, ma se vogliono andare avanti li devono trovare progressivamente, ogni tanto ci mettono 1 miliardo, 2 miliardi, eccetera. Ma vogliamo finalmente mettere intorno a un tavolo, dato che ormai si trovano solo al Quirinale, e che facesse pure una riunione con questi scienziati e con i politici per dire: scusate, il gioco vale la candela, sta roba è stata ideata nell'1989. Possiamo vedere se conviene ancora farlo oppure no? Quando si pensava che sarebbe passata una marea di roba da quella direttrice. Oggi c'è il treno Torino-Modane che viaggia a vuoto. Dice: ma ne dobbiamo fare un'altra per far viaggiare vuota pure quell'altra, dopo aver speso 24 miliardi, o li possiamo prendere su qualcos'altro? Il problema è che qua in studio abbiamo sempre delle persone che vengono a fare da pungiball, ma qui ci dovrebbe essere i ministri delle infrastrutture degli ultimi anni, ci dovrebbero essere il signor Passera, ci dovrebbero essere il signor Lupi, e ci sta sono quelli che si sta preparando a scendere in campo, quindi infatti non vengono apposta. Siamo nella moltiplicazione del pane e dei pesci, anche Passera sta facendo il suo movimento, e stiamo freschi, quindi può darsi che arrivi. L'ultima volta che sei mosso, però devo aspettare un secondino perché devo dare la pubblicità. Vi voglio far sentire un minuto di Grillo dopo la pubblicità, perché questa cosa di Fazio farà discutere anche sui giornali domani, quindi dopo la pubblicità Grillo e poi torniamo al nostro dibattito in studio. Vorrei anche far vedere chi sono i vostri corrispondenti lì che fanno il presidio, perché è molto interessante vedere quelle facce dopo la pubblicità. Bene, la RAI, 13.000 dipendenti, ha un fatturato di 600 milioni con la pubblicità, 1,8 miliardi, 1,9 miliardi col canone, ha 13.000 dipendenti, 1.700 giornalisti, 650 dirigenti, uno ogni 18 impiegati, al dirigente, il dirigente giornalista che prende milioni di euro all'anno. Bene, con tutta questa cosa il 60% del fatturato RAI viene dato fuori, a società fuori. 1 miliardo di euro va a 5 società. Quando noi abbiamo chiesto attraverso FICO, ci dica i nomi di dove va 1 miliardo di euro di soldi pubblici, tutto il consiglio di amministrazione, tutto, da Gherardo Colombo, tutti quelli più seri, che ci sembravano i più seri, hanno detto: non si può, non possiamo dirvelo. 1 miliardo di euro a 5 società, ve lo dico io chi sono. Sono Endemol, Berlusconi, perché il nostro amico Fazio fino all'anno scorso lavorava non per la RAI, ma per Endemol di Berlusconi, quindi veniva pagato da Berlusconi. E non me ne frega niente dei 5, 10, 8 miliardi, quando la tua azienda quest'anno perde 250 milioni e il prossimo anno 450 milioni di euro. E non puoi pagare questa gente che fa delle domande, quei soldi lì, ma i 5 milioni non vanno a Fazio. I 5 milioni vanno a una trasmissione a 2 ore di tempo, dove vengono fatti, vengono invitati solo ospiti della sinistra, con gente della sinistra, col pubblico della sinistra, con i giornalisti della sinistra. Paghi un partito con 5 milioni e con i soldi pubblici non lo puoi fare. Insomma, mi sembra una confluenza con Brunetta molto molto interessante. Sarebbe bello approfondire questi temi qua, perché sono forti da sentire, anche la questione di Endemol, se Fazio lavora per Berlusconi o non lavora per Berlusconi. Fico, dai, vieni qua, parliamone, mettiamo queste cose un po' in chiaro e così facciamo una discussione seria su questo. Per il momento registriamo e basta. Mi racconta solo una cosa prima che vedo i notav là. Cioè, cosa le capita a lei? Famosa multa sul cartellino che c'era nel bagno, com'è sta cosa? Ah, quello è proprio la demenza che noi viviamo tutti i giorni con i controllori dello Stato. Io sono stato indagato e condannato penalmente a 6 mesi di reclusione, perché il bagno in fabbrica nostra era promiscuo, mi spiego? Non so, le spiego, promiscuo nel senso che ci andavano i maschi e le femmine. No, nel senso che doveva essere il bagno, dentro il bagno c'era anche la doccia, quindi poteva essere usato come bagno e come doccia. Allorché io ho detto agli ispettori, magari gli ho detto: se mi date
un quarto d'ora vado in piazza, gli ho detto ce ne sono tre di bagni, uno ci metto il cartellino doccia, faccio fare una griglia e gli altri li riserviamo come bagno. Eh no, ho detto intanto faccio verbale. Mi hanno scritto il verbale, gli ho detto ma devo pagare, non si preoccupi, fa il tempo, erano 2 milioni, mi faccio solo 2 milioni. No, mi scusi, gli ho detto guardi che io spendo 50.000 lire, gli ho detto per fare questo. Allora io non ho pagato, sono andato davanti al giudice, perché con la mia bella denuncia ho detto mi faccia fare gli arresti domiciliari, a questo punto gli ho detto perché se devo essere indagato per un bagno, ma succede questo sai in Italia, questa è la demenza a cui hanno portato questi burocrati appoggiati dai politici a fare delle leggi solo di repressione, perché quando parlano di sicurezza del lavoro, alla sicurezza del lavoro non gliene frega niente a nessuno. Loro vedono la sicurezza del lavoro solo per prendere soldi dalle aziende, per metterli in croce, perché anche lì è impossibile, come nelle tasse, anche sulla sicurezza e sulle leggi delle aziende, è impossibile essere in regola con tutto quanto, e allora vieni bastonato dagli ispettori, dell'INPS, dell'INAIL, dell'USL. Se non sei furbo. E non sei furbo, esatto. Sei furbo. Oppure ci sono i furbi che sanno in anticipo. Sanno come fare. Prima che arrivi. Senta, ma è il corso antistress? Com'è il corso antistress? Ah, il corso antistress, anche quello è una delle nuove leggi che si sono inventate. Naturalmente nessun politico l'ha votato, perché come tutte le leggi nessuno sa cosa sono succede. Sono senza padre, senza esatto, madre. Esatto, vengono giù dal cielo. Il corso antistress è un corso, cioè no, è una visita che bisogna fare ai dipendenti per calcolare quanto stressati sono. Allora se me lo fanno a me... Ma viene il medico in azienda? Viene il medico, certo, si paga, naturalmente si pagano come tutti i corsi che dobbiamo fare per il primo... Si fanno dei test. Primo soccorso, che ti chiedono 300 euro per fare il corso di primo soccorso, ti spiegano 4 lezioni, poi alla fine ti dicono comunque se succede qualcosa, chiama il 118, non toccarlo, e basta, mi spiego. Cioè, ma questa è la demenza con cui noi dobbiamo vivere e confrontarci con i paesi europei. Allora io ho sempre detto che noi dell'IFE non vogliamo andare all'estero, noi le aziende non vogliamo portarle all'estero, noi vogliamo stare qua, se ne devono andare loro da qua, perché lo hanno distrutto questo paese qua, se ne devono andare tutti. Bene, allora vi faccio vedere chi sono quelli che fanno il presidio notario, che non somigliano molto a voi, sono più pacifici, più... vediamo. Nel comune di Vaie, in media Val di Susa, i Notav hanno il loro presidio proprio dove dovrebbe sbucare il tunnel del versante italiano. Qui dovrebbe uscire, attraversare tutti questi prati che vedete, che in questo momento sono pascoli e coltivazioni, e quindi... E andare a Torino. E andare sulla vecchia linea storica con Dove, dopodiché viaggia per Torino, sì. Questo nel 2040, 2050. Mai. A Vaie c'è un'acqua buonissima, veniva venduta in tutti gli ospedali d'Italia fino a che la imbottigliavamo qua nel paese. Il TAV significa la dispersione di queste acque. Lo Stato si sta comportando come un pessimo padre di famiglia. Non ha i soldi da dare da mangiare ai figli, ma si vuole comprare una Ferrari per portare a spasso la famiglia, che la Ferrari non gli serve a niente. Sapete come si chiama questa signora? No. Celerina. Sono la Celere Notav. Noi veniamo qua, mangiamo i canestrelli, perché qua fanno dei canestrelli buonissimi, sono dei dolci proprio del paese, che e con quest'acqua cosa facciamo delle feste, facciamo, siamo gente pacifica, alla buona. Non che alla buona. Ho 73 anni questo mese. Ma un ambiente così bello non l'ho mai trovato in vita mia. È sicuro, è certificato, è detto dagli stessi proponenti l'opera, che nella galleria che dovrebbero scavare a Susa i primi 400 metri si incontra l'amianto. Sappiamo che nell'ambiente c'è l'uranio. Dopo 7 anni avremo il mesotelioma dal quale non si guarisce, non c'è farmaco, non c'è cocktail di farmaci che guarisce questa cosa qua. Allora, chi è il terrorista in questo caso qua? Voglio fare il paragone fra una ruspa incendiata con una persona che poi morirà di mesotelioma. Ecco, questo paragone sui giornali non c'è mai, mai. Perché ora? Se ci sono tutti addosso, dal capo dello Stato in giù. Perché adesso? Proprio adesso? È 20 anni che lottiamo. Perché adesso? Perché la novità di quest'estate sono stati questi
incendi, atti di sabotaggio. Ah, per le violenze che abbiamo fatto, che avrebbero, no. Ecco, che avrebbero fatto contro le trivelle. Questo ha scatenato tutto? Sicuro? Lele, cos'è che non si riesce a far capire? Perché c'è questo muro di... Perché c'è interesse. Io ho interesse a salvare il futuro, ad esempio, di mio figlio, e c'è chi ha interesse a mantenere... Meloni non ha interesse a salvare... No, ma non dico della Meloni, non sono interessi... Ascoltate, fatemi ragazzi, parlare. Sì. Non sono interessi personali, sono interessi che mantengono questa grossa macchina che fa sì che nessuno... Una visione della vita diversa. Una visione della vita, una visione del presente e una visione del futuro, che sono sempre più, secondo me, non possono proprio stare insieme. Perché, ad esempio, l'altro giorno c'è stato un servizio su un'altra rete che è stato intervistato un esperto dei trasporti francesi, perché la linea coinvolge la Francia, e la Francia dice che la linea non gli interessa più, fino a che non sarà il 2050 e da lì iniziamo a discuterne. I soldi sono sempre meno, ricordo, perché è un'occasione, solo per quello martelliamo che sono 24 miliardi, che in Italia per un'opera pubblica poi bisogna sempre moltiplicarli per 7. Detto prima Dragoni. Ed è una roba sempre da dire. Andiamo a sfiorare i 60 se tutto va bene. E sa qual è un'altra cosa? Che è proprio il concetto che dicevano gli altri notav, no? Quello del buon padre di famiglia, il concetto. Quello della Ferrari. Diciamo. Esatto, non è, forse c'è un esempio che la spiega ancora meglio, nel senso che la Val di Susa ha già una linea internazionale, con 400.000 euro è stata messa a posto. Adesso passano addirittura quei famosi Modalor che portano le merci verso la Francia, che prima non potevano passare perché hanno una forma diversa, nelle gallerie non c'entrava. Questa cosa già avviene, collega l'Europa, il problema è che viene sfruttata per il 16% perché le merci non ci sono. E allora l'esempio qual è? È quello che se hai una casa che è diventata un po' vecchia, hai muri sporchi, magari ti viene da dare il bianco, la casa è di nuovo nuova. Invece in un'ottica del genere tu cambi casa, ne prendi completamente un'altra, vai a farne un'altra. Questa è l'idea, ed è un'idea disabitata, pesantemente... Peraltro ne prendi un'altra, ma non ci sono gli abitanti. Esatto. Cioè disabitata, cioè, perché le merci non ci sono. Esatto. Carbone vuole dire qualcosa? Dire per chiarirci, perché questa vicenda poi vive giustamente, come diceva prima, il travaglio di 350 tra professori universitari e docenti che contestano con dei numeri alla mano la TAV, e poi giustamente portava l'esempio di questo professore francese che in un'intervista alle Iene, parlando a nome del governo francese, diceva che quest'opera non serve a niente, non si fa nulla. Oggi io, gironzolando su internet, trovo la lettera del ministero francese, qui tradotta, dove smentisce questa persona. Quindi capisce che io ho delle mie idee su quello che vedo, lei ha le sue idee su quello che ci dice, ma la verità su questa TAV ancora, cioè, non mi sembra sia chiarissima. Questa intervista è stata rimbalzata per giorni e giorni su tutti i giornali e telegiornali, salvo poi scoprire che non era così. Dato l'importanza della cifra che ci stiamo giocando, forse la verità la dovremmo sapere prima di cominciare, no? Io le sto portando però un esempio. Io sto facendo un esempio però di una cosa. La Commissione 21, cioè, complotto mondiale, diciamo. E beh, per forza, se l'Europa è in questo stato, non penso perché sia colpa vostra, probabilmente avete dei simili in altri paesi. Quindi la Commissione 21, cioè, permettetelo, cioè, per una volta l'Italia non ha distrutto l'Europa, insomma, ecco, stavolta non è solo colpa nostra. La Commissione 21 è stata incaricata da Hollande di identificare quali erano, insomma, le priorità per la Francia, e in modo indipendente, cosa che in Italia invece non si è neanche fatto, perché in Italia proprio ha identificato alcune priorità e ha detto che la Torino-Lione, quindi questa direttrice che porterebbe, insomma, da Londra alla Calabria le merci, forse non è prioritaria, perché c'è il Mediterraneo, ci sono tutte le altre serie di trasporti e già una linea c'è. Ora, poi che Hollande, come il governo italiano, ascolti i tecnici, ascolti chi magari ne capisce un po' di più,
e non le banche, e questo è da vedere. Magari la Francia oggi, per far contenta l'Italia con uno scambio di favori, arriverà a fine novembre a firmare il quarto accordo internazionale, perché poi dal 2001 ad oggi è la quarta volta che loro arrivano e firmano. Lei allora, poi, il contrario di quello che dice lui, cioè mettetevi d'accordo. No, la verità è che il tema, i francesi, seriamente, la Commissione 21, il presidente dice una cosa e tu ne stai dicendo un'altra. Adesso lo vediamo, vediamo se il Parlamento francese ratifica la cosa, perché quella lettera lì non smentisce proprio niente. Sono della Commissione 21, no, gli atti della Commissione 21 dichiarano quella roba lì ed è chiaro. Quella è una lettera che uno del PD dica, uno dice una cosa, l'altro dice un'altra, questo è fantastico. Devo dire che è una roba strepitosa. Allora, voglio far sentire la Meloni a base, lo ricorda Bacco, il ragazzo che sta lì sul traliccio, poi è caduto, ha rischiato la vita, seriamente ha combattuto tra la vita e la morte. Adesso vederlo adesso è interessante, così lei può avere l'ultimo scambio con Francesco, perché vedo che vi prendete parecchio. Allora, Abba. Cels è una frazione di Exil, in alta Val di Susa. Qui è già arrivato l'inverno. A Cels vive Luca Abba, il giovane Notav che il 27 febbraio del 2012 cadde da un traliccio ed è vivo per miracolo. 10 giorni di coma, 109 di ospedale per quella scossa di 50.000 volts e quella caduta da 10 metri d'altezza. Oggi Luca e la sua compagna Emanuela lavorano la terra, hanno l'orto, le castagne, gli animali. Un poliziotto rocciatore ha cominciato ad arrampicarsi sul traliccio, nonostante che gli dicessi di stare giù. Cioè lui stava venendo ad aiutarla, che sensazione aveva? I poliziotti non vengono ad aiutarci normalmente, quindi non sarebbe stato bello avere un incontro a 4-6 metri d'altezza su un traliccio con un poliziotto che non si capiva che cosa volesse fare di me. Per noi questa lotta ormai decennale contro il TAV è un mettere in gioco la propria vita, in tutti i sensi, dalla mattina alla sera si mette in gioco la propria vita nell'impegnare il tempo che si ha, nel anche fare delle cose che possono prevedere danni fisici o comunque denunce. Questo progetto è comunque un simbolo di un modello di sviluppo, di un modello di società che ci stanno imponendo, quindi in Val di Susa si gioca una guerra fra due mondi contrapposti. Se oggi si legittima, diciamo, l'attacco alle cose, quindi ai mezzi, il rischio è che poi domani ci sia un attacco alle persone, che insomma il sabotaggio diventi terrorismo. È già terrorismo oggi il sabotaggio, o no? Il sabotaggio da sempre è patrimonio delle lotte di resistenza, delle lotte di liberazione. La controparte si è comportata sempre peggio nei nostri confronti. Non ci hanno mai ascoltati, non ci hanno mai presi in considerazione, ci hanno sempre calpestati in tutti i modi e quindi a un certo punto ci siamo presi la responsabilità, ma abbiamo deciso anche di intraprendere forme di lotte differenti. Non è un atto di violenza questo? No, perché un atto di violenza io lo vedo nei confronti di persone. Il sabotaggio non viene fatto contro persone, viene fatto contro mezzi, contro macchinari. In realtà la violenza qui noi la stiamo subendo da anni. Cioè è molto più violento un progetto come questo che devasta un territorio, la cui imposizione è fatta con le manganellate, con i gas lacrimogeni, con le denunce, con la menzogna giornalistica, menzogna politica, mentre invece la violenza presunta o ipotetica di un movimento che si difende tirando le pietre o a volte incendiando i mezzi sembra che sia il dramma del momento. Ma, Però tirando le pietre si feriscono i poliziotti, colpendo i mezzi si bloccano i lavori. O comunque si ritardano i lavori. Beh, questo è comunque il nostro scopo. Questo cantiere, questa opera qua è una forma di colonialismo, dove c'è un esercito occupante, obbediente a dei poteri forti estranei alla Val di Susa, che viene qui, si radica, si prende un pezzo di territorio, lo difende con le armi
corrompe una serie di persone anche della valle, cercando di dividere il movimento tra buoni e cattivi, cercando di dividere i valsusini tra i sitav e i notav. E qui parliamo di eventuali lotte armate, di eversione, però alla fine loro chi rappresentano è armato lo Stato, eh? Lo so, loro sono non lo sono Stato. Truppe di occupazione che vengono da un altro paese, è lo Stato italiano. No, però sono truppe di occupazione ugualmente, in questo senso. Quest'estate c'erano posti di blocco continui dalla mattina presto alla notte tarda, avevi quasi paura ad andare in paese a comprare il pane perché ti guardavano ancora dentro la borsa per capire se avevi latte o se avevi dinamite, cioè queste cose qui sono assolutamente inaccettabili. Truppe di occupazione? Ma francamente mi sembra un approccio anche nei toni, insomma, abbastanza ideologico rispetto alla questione. Poi voglio dire, io ho detto che cosa penso nel merito del tema, diciamo, delle grandi opere, anche senza entrare nel merito specifico della TAV. Lo dico per rispondere a Marco Travaglio, è capace anche che mi si riesca a convincere che quella non è l'opera più strategica per l'Italia. È che non mi si riesce a convincere se poi tutte le opere che si tentano di fare in Italia non diventano non strategiche. Infatti, nel senso che noi poi mi rispondi. Perché poi ci sono i dati. Noi riusciamo in Italia, siamo riusciti negli ultimi 20 anni a utilizzare il 12% dei fondi europei destinati alle infrastrutture. Questo ha avuto per il prodotto interno lordo italiano una diminuzione di circa 140 miliardi. E è ricchezza complessiva per tutti. Se immagino che loro che vengono dalla Val di Susa siano venuti in treno o l'autostrada, se gli abitanti dei territori in cui quella rotaia passava, quell'autostrada passava, avessero fatto il loro ragionamento, probabilmente loro stasera sarebbero in Val di Susa, magari neanche con l'elettricità, se avesse fatto così anche chi viveva accanto alla centrale. Cioè, voglio dire, cerchiamo di, quando io prima ho detto un problema anche di investimento rispetto a quello che accade per i nostri figli, cioè, interroghiamoci. Allora, per esempio, in Francia neanche i Verdi sono contrari all'alta velocità perché sostengono che sia meno inquinante del trasporto su gomma, che è quello che incombe in Italia. 15 miliardi di danni ambientali ogni anno secondo l'Agenzia per l'Ambiente, senza contare gli incidenti, le morti, eccetera. Neanche i Verdi sono contrari perché dicono che sia meglio. Ora io non lo so, magari non lo è, loro sicuramente saranno in grado di confutare la tesi, però mi interrogo sul fatto che questo... No, la sindrome del NIMBY, come si dice, non nel mio cortile, purché non accada da me, purché non accada a me, purché non accada oggi, del resto non mi frega niente. Cioè, voglio dire, non mi sembra molto rivoluzionario, ecco questo voglio dire, non è rivoluzionaria la conservazione, perché non lo è mai stato, come non è rivoluzionario distruggere, perché io considero che sia rivoluzionario costruire. E voglio dire, per dire anche, siccome ho sentito dire stasera 10 volte, andate tutti a casa, fate tutti schifo, noi siamo in una nazione democratica. Se pensi che quelli che stanno al governo ti fanno così schifo, ti puoi organizzare in libera associazione, presentarti alle elezioni e provare a dimostrare che sai fare meglio, perché se invece pensi che la risposta sia occupare le case, comunica ufficialmente che se tu occupi la casa di un altro non stai risolvendo il problema abitativo, stai risolvendo il problema tuo al massimo, che è un altro tema, esattamente come se tu prendi e pensi di risolvere il problema delle infrastrutture tirando le micette contro la polizia, non stai risolvendo il problema, stai facendo un po' il rivoluzionario da salotto. La differenza è che quel corteo veniva a bussarti al ministero, non veniva a fare altro, è quello che vuole fare. Che stai dicendo? Sto dicendo una cosa che faceva quel corteo, non è che questo perché non la faceva, discorso, perché al ministero io non ce l'ho, non so dove sei passato. Ma sì, da qualche bar l'ho sentito, no? E speravo di bar. Sì, no, quel discorso su che siamo notav e quindi siamo primitivi, in teoria essendo contro l'alta velocità dovremmo girare per l'Italia a piedi, scalzi o queste cose qua. Il concetto è un pochino più alto. Noi sto dicendo che ci gireremmo tutti se fossero stati tutti d'accordo con voi. Qui non è il discorso NIMBY di chi ha questo tipo di idea di sviluppo e quant'altro, il nostro è un discorso apertissimo. I Verdi sono favorevoli all'alta velocità perché il loro territorio innanzitutto non è infrastrutturato così. Poi non hanno per esempio il caso che c'è in Val di Susa. In Val di Susa c'è un'autostrada, c'è un'autostrada, due statali. La Francia oggi è leader dell'alta velocità in Europa, fino al 1990 i leader eravamo noi. E sta dicendo che non va bene, sta dicendo che ormai non serve più
avere quelle velocità e quelle linee, lo sta dicendo, poi politicamente si dirà, invece è vero, politicamente, politicamente si dirà, altro. In Italia c'è questo concetto di fare l'alta velocità e farla passare dalla Val di Susa, perché questa è la cosa. Nel frattempo però, nonostante i discorsi ecologisti che ci vengono fatti da molto tempo, raddoppiano il tunnel del Frejus, che invece lì treni da questo punto di vista, quello dell'alta velocità non passa, ma dicono facciamo passare ancora più camion. E allora delle due l'una, perché sono questi i concetti, non è che perché si fa il discorso ecologico o quant'altro. Ma ad esempio, ma voi che ne sapete, soprattutto lei che vedevo che ha letto una lettera su questo discorso, lo sa cosa serve quel buco? No, io non ho letto una lettera. No, ma le ho contestato. Una risposta vera. Ma mi spieghi lei, adesso di che partito è che non l'avevo capito. Solo una risposta vera. Una, sa a cosa serve quel buco che stanno facendo? Quello, certo, i lavori che stanno facendo adesso. Proprio il buco, quella roba grossa. La talpa. Dove vanno, la talpa. Ma possiamo dove anche vedere a farsi, se la regia a farsi le fa foto. Vedere la talpa. Ma certo che lo so, ma non è questo il discorso. Io le ho risposto prima. Ancora, se mi devo interrogare, cosa voglio fare? No, le chiedo una risposta. Io sto dicendo perché l'argomento è questo. Io sto dicendo che a mio avviso intercettare, io le sto dicendo i dati che ho letto. Ascolti, io le sto dicendo i dati che ho letto. Questo buco a cosa serve? Solo quello le chiedo, non è un'interrogazione, ne ho diritto. Ne ho diritto, sono lì tutti i giorni. Ma lei sa quanti camion passano lì, quanto traffico si potrebbe intercettare? Mi può rispondere alla domanda? Ma mi risponde anche lei. Ma scusi, io sono un cittadino, mi risponde anche lei quanto traffico si può intercettare? Che io alzo la mano e le chiedo. Mi può dire quanto traffico si può intercettare? Perché non lo sa? Mi dice quanto traffico? Perché non lo sa? Ma lei sa quanto traffico si può intercettare? Quel buco lì si chiama canna di servizio. Parlo con Santoro perché io lo so. No, lo so, ma almeno mi ascolta, mi viene meno. È una Lo sapevo, è una canna di servizio, lì dentro non ci passerà il treno, quella roba lì serve a vedere se nella montagna c'è l'uranio, capito? Non passerà il treno, è questo il concetto. L'altro, che serve anche ad altro, no? Serve anche ad altro, ma tutti pensano che lì ci passa il treno che sfreccia i 300 all'ora, ma non è diciamo così. Diciamo che è un canale di servizio. Cosa qui è quella, e questo è solo per fare un esempio, non volevo interrogarla né metterla in difficoltà, è solo per fare un esempio. Ma si spiega per cosa viene pagato. È solo per fare un esempio di come si tratta di questo. Io il deputato, io faccio l'edile, faccio il muratore. Che cosa fai tu? Io faccio il muratore, l'edile, in Val di Susa, Bussola, quindi se mi chiedono del mio lavoro, dico vabbè, come si fa un muro, si fa così. Lei è il deputato, certo, costa un sacco di soldi. E quindi? Ci deve spiegare a cosa serve quella roba lì. E quindi? Ma mi sono quanto traffico potrebbe intercettare l'alta velocità? No, io le spiego quanto passa oggi. Mi rispondono quanti tir passano ogni anno in Val di Susa? Passano 3,5 milioni. Il numero, mi dice il numero di tir? Mi dice il numero di tir? Me lo dice o no? Lasciano stare. Non contano i tir, contano le tonnellate di merci, non contano i tir. Perché i tir girano vuoti, i tir invece girano vuoti, non contro perché i tir girano vuoti. Se uno è scemo, i tir poi girano vuoti. Se uno è furbo e fossimo in un'azione furba li riempi. 2.700.000 camionisti scemi che girano col tir vuoto. Abbiamo scoperto. Non è colpa dell'autista, è colpa di un sistema di mobilità che non c'è. C'è già una linea ferroviaria dove riservare le merci. Maddalena, daccela in chiusura, quella della Corte. La Cassazione. Di Cassazione. Le sezioni unite della Cassazione. Oggi dovevano cercare di sciogliere i nodi interpretativi sulla legge Severino e è finita pochissimo tempo fa questa riunione e la pronuncia è questa: no alla linea dura sul reato di concussione come riformato dalla legge Severino. Questo perché è importante? Perché secondo alcune interpretazioni se ne potrebbe avvantaggiare, diciamo così, Silvio Berlusconi, che ricordiamolo è stato condannato in primo grado proprio a 7 anni per prostituzione minorile, ma anche per il reato di concussione, per costrizione. Cioè più la linea è dura, più lui si può avvantaggiare. Sì, perché verrebbe un po' alleggerito, no. Viene distinto il reato da una parte. Giusto questo, Garbone? Potrebbe essere. Vediamo che succede. Garbone che sulla Severino è più ferrato che sulla Tampa. Allora, scusate, è stata una bellissima serata, però voi sapete che noi abbiamo questa abitudine. Aspetta un secondo, fammi fare. Perché io sono molto preso da questi discorsi dell'alta velocità, di spostarsi rapidamente, questi due Heidi lì che vogliono sempre stare con i zoccoli di legno, impressionante. Però io mi chiedevo, no, il treno, porca miseria, si corre col treno. Io so
perché io non ho la macchina blu, non ho neanche la macchina per dire, neanche di un altro colore. Però quindi mi capita, però c'ho il sidecar, c'ho il sidecar, sovietico. Mi capita di prendere il treno, no? E mi capita di viaggiare in dei carri bestiame pieni di pendolari, cioè la gente che usa il treno per andare a lavorare ci mette come delle ore comunista per fare delle tratte brevissime. Mi capita di andare sotto Napoli, perché c'è anche là l'Italia, no? Oltre mica solo un Val di Susa. Il treno ancora non è arrivato. Diciamo. No, il treno. Ho visto però delle cifre che nel 1870 la velocità di spostamento in Calabria, in Sicilia, cioè, era più alta di quella del 2013. Allora perché questa alta velocità non si fa per i pendolari, non si fa per il meridione? Questo mi domando, no? Allora non è un problema della Val di Susa. Io sto parlando della Calabria, sto parlando della Sicilia. Beh, sono tutti d'accordo, anche a me lo sottoscrivo. 1870 i treni però hanno... Andavano meglio, sì. Indubbiamente. La Napoli Porto ci fu addirittura il prima, esatto, la prima linea ferroviaria. No, ma quella è la visione che hanno questi panda comunisti, che sono un po' così. Allora, subito dopo la pubblicità, però, i panda comunisti si scatenano, quello è il momento loro, quello nel quale si esprimono con una politica, come si può dire, più immaginifica, no? Fondata sulle immagini. Eccetera. Per fortuna me le faccio da solo le immagini. Se le fa da solo. Subito dopo la pubblicità, Dauro, grazie a voi. Per aver fatto così. Un po' di più. Dauro! Allora. No, scusa, prima di cominciare volevo intanto risalutare il Ceccherini che mi ha salutato là da Firenze, da quel gruppaccio di panda toscano comunisti che erano lì, c'è Torenzi, non vorrei che si offende. E ricordare... Torenzi però li protegge, vedo, No, era lì per inaugurare, questo ci tengo a salutare anche lui, il largo dedicato a Carlo Monni, che era non solo un grande attore ma una bellissima persona. Allora, ciao Carlo. Vai. Poi andiamo, ora leviamoci di torno tutta la polemica delle settimane perché è stata pesantissima. Facciamone una sintesi, così facciamo contenti tutti. Ombrello, Maradona fa il gesto, ma l'ombrello ce lo becchiamo noi. C'è questa discrepanza. Andiamo un po' al tema della serata, ci sono dei drammi terribili in questo paese, quello dei senza casa, cazzo. Eccolo qui, porta Pia, i senza casa in tenda. Onorevole Scaiola, ma che ci fa qui? Lei la casa ce l'ha. Davvero? Giuro che non lo sapete. Attento perché può darsi che lui si lamenta, va, occupa, capace che c'ha un appartamento al Colosseo, non lo sai, informati, no, che cazzo. Vabbè, andiamo avanti. Oh, un omaggio a Bertazzoni di ogni tanto, devo dire. Ma guarda, l'ho visto lì con gli squadristi. Fantastico, eccolo qui. Grande Bertazzoni, gli squadristi di Casa Pound non la ciufferanno mai. Oh, ma chi sei? Speedy Gonzales? Anni di allenamento a correre dietro ai politici, Pivelli. Non lo beccherete mai, avvertazione. E andiamo avanti. Ora si parla di grandi opere, ma io non mi posso scordare anche quelle piccole di opere, no? Non so quali sono. No, eccolo qua, eccolo qui. Non solo Notav, anche Notap. Ora, anche poi... È più alto, beh, troppo... No, poi dicano che non si... capito? Che non parliamo mai di Berlusconi, non vorrei che... Oh, qui c'è stata una posizione di Monti incredibile. Su Letta, sì, eccolo. Letta inginocchiato al PDL? Ok, ok, ma solo per le foto ufficiali. Ma Monti è diventato... Madonna, è contro il governo. Infatti, è proprio... Quasi ecco, pronto per venire qua. Antagonisti. Manifestazione contro il governo centrale, abbiamo fermato un faccino rosso, felpa nera, no, l'Oden Blu, perché è terribile, non vuole la nuova democrazia cristiana, meraviglioso, Monti sei con noi, eccoci qui, ora però questo governo delle cose buone forse l'aveva fatta e non si capisce più se l'ha fatta, no? Sì, eccola qua, legge di stabilità, Letta dice che i 14 euro in più in busta paga sono una balla. Cacchio, devo subito correre a distire la pizza e la birretta. Che uno si allarga e questo. Andiamo sempre avanti.
E parliamo, appunto, si parla di alimenti, importante. Eh? Oh, eccolo qui. Il tribunale di Monza ha dimezzato l'assegno di mantenimento a Veronica Lange. Poveretta, adesso per il caviale e lo champagne dovrà rivolgersi alla Caritas. Ma per qualcuna che soffre, c'è qualcun altro che spera, perché questo paese si alterna fra sofferenze e speranze. Eccolo qua, economia domestica. Francesca, hai visto? Ho fatto dimezzare l'assegno alla mia ex moglie. E allora? Beh, adesso ci possiamo permettere i fagiolini, o no? Ora, oh, e invece anche lui, vedi? Cosa? Ma guardati. Decadenza, rischio, dissidenti nel PDL. Franci, niente più fagiolini. Mi devo ricomprare i senatori. Ma non si può, ma stop. Lo fanno proprio. Però andiamo sempre al PD, visto, no? Che là c'era Renzi, che ha fatto un discorso, a me ha colpito, ho detto, questo ci capisce. Sei emozionato, sì. Sì, ci capisce, ho detto, eccolo. Investimenti sicuri. Renzi vuole i voti del PDL e di Grillo. Che quelli del PDL non valgano, del PD non valgano un cazzo. Si è anche un po' visto stasera, diciamo. Via, ecco. Quindi lui va. No, ci mancherebbe. No. Com'era la talpa? Andiamo avanti. Dov'è la talpa? Davanti. Ok. Oh, Grillo, vuole voti di Grillo, ma Grillo adesso sta rilanciando una cosa importante, non va trascurata. Grillo rilancia il V-Day. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Ancora? Sai come sono le vecchie star in declino? Campano sui revival. Dai, voglio. Erano più di 300, giuro, lo so. Allora andiamo un pochino all'estero a vedere che succede. Cose terribili anche lì, ma insomma. Datagate. Il tazzone è piccolo, non vede. Non vede, no. Datagate. Obama ci spia. Yes, ma giusto per farmi quattro risate. Cioè, voglio. E concludiamo con quello che ha detto il Papa. Il Papa ha detto Dio è incarcerato. Non l'ha detto quasi nessun giornale, ma lui l'ha detto proprio Dio è incarcerato. E non ha neanche telefonato a Napolitano. Cioè, ha detto, l'ha detto e basta, ha detto non. Eccolo qua. Però se Dio è incarcerato, ora io voglio dire, non sono giustizialista come Travaglio, però qualche motivo ci sarà. No? Ecco. Il Papa, Dio incarcerato. È giusto che io sconti la mia pena. Ma cosa hai fatto? Ho creato Giovanardi. Ci vediamo giovedì, grazie.